mi dici tu quando ce la siamo in online, va bene. La diretta sta andando. Ammetto tutti, eh? Ammetto tutti. Aspettiamo qualche minuto, buongiorno a tutti, qualche minuto prima di dare il via all'incontro, questo incontro di partecipazione. Qualche minuto giusto per rispettare, una volta erano i 15 minuti accademici, adesso con le dirette, diciamo, qualche minuto per consentire a tutti il collegamento. Saluto qualche nome che riconosco e qualche volto che riconosco, la Presidente della Commissione Urbanistica, Ida Bortoluzzi, la Presidente dell'Ordine degli Architetti, Fabiola De Battista, il collega architetto Liberto Croce, il consigliere Francesco Masut, l'assessore Irma Visalli del Comune di Feltre. Ciao. E a questo punto io darei il via a questo incontro, anche perché, come ben sapete, l'incontro viene registrato e poi viene messo a disposizione nell'ambito del nostro sito, del sito del Comune, come è avvenuto per gli altri due precedenti incontri. Intanto saluto tutti quelli che vedo in video e anche magari chi non vedo direttamente, e do il benvenuto a questo incontro. Ringrazio in particolare i relatori di oggi, che sono l'architetto Marisa Fantin, dell'aggruppamento temporaneo di professionisti incaricato della redazione del PAT, e il professor Michelangelo Savino, urbanista, professore dell'Università di Padova, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edilizia e Ambiente. A questi relatori principali si aggiungeranno poi degli altri puntuali interventi, dei contributi aggiuntivi da parte di alcuni rappresentanti istituzionali e anche di alcuni rappresentanti di associazioni di categoria, ovviamente strettamente legati all'argomento che oggi è in trattazione. Oggi il titolo è Abitare, Ambiente, Case e Servizi. Capite anche voi, un tema molto ampio, e quindi in realtà saremo chiamati più a concentrare le nostre riflessioni su alcuni spunti che emergeranno proprio dalla relazione introduttiva. Permettetemi però, prima di iniziare, di manifestare al popolo francese e in particolare alla città di Nizza, che è stato colpito proprio quest'oggi da questa azione terroristica, la solidarietà, ovviamente la grande vicinanza da parte dell'amministrazione, della cittadinanza e di tutti noi. Il titolo, come vi dicevo, di oggi è Abitare, Ambiente, Casa e Servizi, e vuole costituire un ulteriore elemento di riflessione a tutto campo su questi temi. Il PAT, come strumento di pianificazione urbanistica, è chiamato ovviamente a fotografare lo stato di fatto, vale a dire il territorio dal punto di vista fisico, con quindi i suoi vincoli, le sue, chiamiamole, debolezze, fragilità, ma anche con le sue invarianti, con gli elementi di pregio che lo caratterizzano. Ma deve anche indagare ovviamente non solo sugli elementi fisici, qui oggi siamo chiamati anche nell'ambito specifico a ragionare sulla fotografia del patrimonio edilizio esistente, a capirne la consistenza, la datazione, anche in una proiezione futura. Ma è chiamato anche a valutare la dotazione dei servizi presenti sul territorio. Ovviamente una dotazione, in questo caso, più numerica che non nell'efficienza del servizio che viene svolto alla cittadinanza. Siamo, come già detto, su uno strumento di pianificazione territoriale. Però questo non ci esime dal fare delle valutazioni, come ripeto, più ampie, anche nell'ambito dei servizi e dell'evoluzione
dei servizi che proprio in quest'ultimo anno ha avuto un'accelerazione dei cambiamenti così, così epocali. Quindi siamo chiamati a conoscere questi aspetti, ma allo stesso tempo anche a capire, o meglio a intuire, le dinamiche che interessano la nostra società, il mondo del lavoro e tutti gli aspetti ad esso connesso. Quindi capire per intercettare e riuscire ad avere delle intuizioni che possono entrare nell'ambito proprio delle strategie del piano di assetto del territorio. Perché se da un lato il piano è chiamato in estrema sintesi a quindi a definire un assetto urbanistico del territorio, dall'altra parte però può definire e deve definire un riferimento strategico per le amministrazioni pubbliche, una condivisione, una sinergia da attuare tra gli enti pubblici, ma anche uno stimolo per le azioni dei privati che intervengono sul territorio. E come sappiamo il territorio è un bene comune, le trasformazioni che lo riguardano ovviamente hanno un riflesso sulla qualità dell'intero territorio. Quindi in estrema sintesi il PAT deve diventare una vera e propria, contribuire alla definizione di un'agenda urbana che sia di base sia per le azioni della politica, degli enti pubblici, ma anche e soprattutto dei cittadini. Quindi dare una via e dare una visione per il futuro di questa nostra realtà. Io terminerei qui e cedo la parola all'architetto Marisa Fantin, che ricordo essere parte del raggruppamento temporaneo che è incaricato della redazione del PAT. Grazie. Sì, grazie Assessore, grazie a tutti. Provo a condividere lo schermo così... Eccoci qua. Funziona tutto, sì? Vedete? Sì. Beh, vedete, ok. Come dice sempre l'assessore durante questi incontri che abbiamo organizzato per avviare la discussione non solo sul PAT, ma in generale l'ambizione di questi incontri è di discutere sull'intera città di Belluno e quindi discutere certo su quelli che possono essere i contenuti che il PAT avrà e che sono contenuti strategici e di programmazione, ma anche lasciare alla città questo percorso e questo dibattito perché sia ricco di spunti e di idee anche per le azioni successive. Il tema dell'abitare è un tema centrale per Belluno ed è anche il seminario centrale all'interno del calendario che abbiamo programmato. Tocca sostanzialmente tutti e cinque i temi che abbiamo deciso di trattare nello specifico durante questa sequenza di incontri. Io alcuni li citerò soltanto proprio perché o sono stati sufficientemente approfonditi in precedenza o lo saranno negli incontri successivi. Quindi consapevole che in realtà il tema dell'abitare non può che intercettare il ruolo di Belluno nella montagna veneta, il tema della mobilità, il tema dell'economia, il tema dei servizi, oggi però cerchiamo di dare un taglio, come dire, un po' più specifico all'argomento. Quando abbiamo iniziato questo lavoro, e ne siamo ancora tutti convinti, abbiamo iniziato questo lavoro, come dire, in termini positivi, e cioè l'idea era quella di capire e di comprendere le qualità della città, che sono le qualità esistenti, ma anche le potenzialità che ha il territorio. Anzi, rispetto al piano, quasi è più interessante individuare le potenzialità piuttosto che le qualità già esistenti. E noi crediamo nella città di Belluno. L'amministrazione ci crede, l'ha dichiarato e l'ha scritto anche nel documento preliminare, che è il primo documento formale che apre appunto il lavoro del piano di assetto del territorio. Ci crediamo e crediamo anche che una delle qualità più evidenti della città di Belluno è che offre un abitare attrattivo. Lo offre per varie ragioni. Alcune di queste hanno a che fare con la dimensione della città. Siamo in una città media e le esperienze recenti, ma anche a prescindere da quello che stiamo vivendo,
anche in generale, anche prima che questa pandemia cambiasse completamente il modo che abbiamo di guardare all'abitare e al ruolo della città, ma anche prima, la città media è una città che ha un ottimo equilibrio sull'abitare, perché raccoglie da un lato una dimensione di servizi, di scambi e di relazioni che è ampia, senza avere, come dire, in maniera molto forte e rappresentativa quei fenomeni di conflitto o gli eccessi che possono appartenere alla città piccola, alla città grande, scusate. Quindi la città media è un punto di riferimento. Quando anche all'interno della lettura di quello che è il piano territoriale regionale Veneto si è dato alle città il ruolo di motori dello sviluppo, lo si è dato ben sapendo che il Veneto non ospita città grandi, ma ospita tutte città medio-piccole, compresi i capoluoghi. E però in questo loro ruolo e nella relazione che essi stabiliscono nelle varie zone della regione Veneta, riescono appunto ad essere anche motori dello sviluppo futuro. È un territorio di eccellenze, ce lo siamo detti tante volte, ha un centro storico che è di grande livello, di grande qualità, ma anche tutto il paesaggio aperto, i fiumi, la montagna, il Neve Galle e così via, sono tutti elementi che caratterizzano questo territorio come territorio di alta qualità. E infine svolge il ruolo di capoluogo di provincia con il senso di cui parlava l'assessore Frison prima, cioè per essere luogo dove sono presenti un alto numero di servizi, non solo destinati agli abitanti e ai residenti di Belluno, ma destinati appunto a una fascia molto più ampia, e quindi sono servizi di qualità diversa e anche, diciamo, capaci di intercettare bisogni diversi. Questa è la carta che racconta, descrive e mappa i valori e quindi le aree, gli oggetti che rappresentano valori dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed edilizio all'interno del territorio comunale. È una bozza, ma è una delle tavole che comporranno il piano di assetto del territorio. La grande copertura, la vastità di elementi che compongono la leggenda è segnale appunto di questa alta qualità del territorio. Ma naturalmente non siamo in un luogo perfetto, siamo in un luogo che appunto è un buon luogo per abitare, ma che probabilmente, anzi sicuramente, può migliorare. Questi sono i punti sui quali noi pensiamo che prima di tutto si debba intervenire per rendere Belluno sempre più attrattiva e perché Belluno diventi sempre più un servizio nella sua complessità utile per chi ci abita. Il primo è intervenire sulla struttura sociale e demografica, perché è chiaro che più la popolazione ricopre in modo equilibrato le diverse fasce d'età e più il concetto di abitare e di vita diventa un concetto completo in tutto l'arco delle possibili classi di età che possiamo valutare. L'altro tema, che è una criticità indubbiamente per Belluno e che abbiamo affrontato nel seminario che ha preceduto questo 15 giorni fa, è quello dell'accessibilità e della mobilità interna. Non mi dilungo su questo argomento, ma sicuramente c'è una riflessione che va fatta sul tema del traffico di attraversamento e del fatto che, essendo Belluno un luogo di servizi, è anche un attrattore di traffico e di persone, ma c'è anche un problema molto più importante forse, che è quello di regolare la mobilità interna e che ha sicuramente a che fare con la possibilità di spostarsi con le auto, ma anche con un lavoro promozione della mobilità debole, in particolare di quella ciclabile, che a Belluno esiste ma non ha una rete così efficiente come dovrebbe essere, e che è uno degli interventi forse più efficaci per risolvere anche problemi di intasamento provocato dalle auto. L'altro tema è il rischio che città con un territorio così vasto come quello di Belluno possono correre, ed è quello dell'abbandono di alcune aree.
alcune aree, soprattutto parlo dei borghi sparsi, nei quali manca un investimento sui servizi di prossimità, nei quali il tema dell'accessibilità e dello spostamento acquisisce un valore importante. Contrastare l'abbandono di questi borghi non è soltanto un fatto, diciamo, sociale, è un fatto culturale, perché la natura di Belluno è fatta non solo del suo centro, ma è fatta anche dei suoi borghi sparsi, ed è un fatto anche ecologico e di manutenzione del territorio. Quindi un elemento che sta tra le strategie principali che il PAT intende assumere. Abbiamo il Nevegal, che è, come dire, una risorsa importante per la città, perché costituisce una risorsa che può essere utilizzata nei modi più diversi, ma è davvero, come dire, il parco naturale che viene dato alla città di Belluno, che è un parco unico, inimitabile, e non può essere abbandonato, lasciato, come dire, a una sua evoluzione naturale, deve essere aiutato a tornare a rimanere in centro alla città. I fiumi, per tutto il ruolo che i fiumi hanno, sia dal punto di vista climatico, ma anche di generatori di sistemi urbani. E infine, ultimo, ma ovviamente non ultimo, il tema della rigenerazione, che Belluno sta affrontando, che ha affrontato attraverso il piano dedicato al recupero di alcuni luoghi strategici, ma che vedremo tra poche slide, è un tema che deve essere comunque al centro del progetto di pianificazione, non può essere dimenticato e riguarda delle parti importanti e consistenti della città. Allora cominciamo a dire e a vedere chi abita Belluno. Di questo abbiamo parlato lungamente, diffusamente, l'abbiamo approfondito nel primo incontro. Io qui mi limito a richiamare una delle tante slide che hanno analizzato la componente per età. E Belluno non ha una situazione diversa rispetto a quella che è la provincia di Belluno, forse dei numeri un po' diversi rispetto ai comuni limitrofi. E la diversità dei numeri sta nell'avere una presenza di popolazione che ha un'età superiore ai 65 anni, maggiore rispetto appunto ai comuni limitrofi. Questo è dovuto anche alla presenza nei comuni limitrofi, per esempio, di aree produttive più consistenti e così via, è dovuto anche alla naturale evoluzione della città, ma questa composizione demografica da un lato ci dice qual è la città che viene chiesta, quali sono i servizi che sono prevalenti, dall'altro ci dice che dobbiamo intervenire per rendere questa città attrattiva alla fascia giovane, quindi alla fascia che va al di sotto dei 40 anni, perché ovviamente questa è la fascia che produce in maniera più rilevante la creatività e la vivacità dell'abitare all'interno di Belluno. Come si distribuiscono gli abitanti? Beh, vedete da questa slide, si distribuiscono in un modo abbastanza omogeneo. Naturalmente la slide è il rapporto di percentuale di popolazione nelle diverse zone, non tiene conto della densità, per cui per esempio il centro ha una popolazione inferiore rispetto all'Oltrardo, ma naturalmente se avessimo confrontato la densità abitativa il risultato sarebbe stato diverso. Ma al di là del problema della densità, che ci dà, come dire, delle chiavi di lettura per capire com'è organizzato il tessuto edilizio, è interessante anche vedere come tutta Belluno è abitata, ed è abitata in modo appunto consistente rispetto al totale della popolazione, e quindi quel ragionamento che si faceva prima di lavorare sulla rete di tutti i centri senza sfavorire una zona rispetto all'altra è, come dire, rispondere anche a quella che è una caratteristica naturale del territorio. Il PAT si è dato una serie di strategie, le ha enunciate all'interno del documento preliminare, sulle quali intende, come dire, basare il proprio progetto. Non le sto a leggere tutte, perché alcune ho già parlato illustrando le diapositive precedenti, però come potete vedere nell'elenco che vi ho riportato, c'è una componente molto forte che è quella legata
al tema dei cambiamenti climatici, al tema delle reti ecologiche, delle strutture verdi, che in un territorio come il nostro è un tema rilevante, ma è anche un tema che, per come è organizzato il territorio, può anche trovare delle risposte efficaci. E dall'altra parte il tema della cultura e dello scambio e della mixité, di cui abbiamo parlato prima, non solo tra zone ma anche all'interno delle zone, nel cercare di creare dei sistemi urbani complessi e quindi non monofunzionali, in modo proprio che questo effetto città possa essere un effetto che pervade un po' la riqualificazione di tutti gli ambiti. Qualche numero su come sono organizzati la distribuzione degli edifici all'interno del territorio comunale. Su questa tavola, divisa per zone censuarie, con il colore più scuro sono rappresentate le zone dove c'è una maggiore percentuale di edifici residenziali. Sul totale degli edifici presenti nella zona, il colore più scuro indica che c'è una percentuale dell'80-100% di edifici che è destinato a residenza. Oltre a confermare le riflessioni che facevamo nella diapositiva precedente, questa diapositiva, che va letta con la successiva, che è il suo negativo, e cioè la percentuale di edifici produttivi presenti nelle diverse zone, ci dice che l'assetto urbano di Belluno è un assetto abbastanza ordinato, dove le zone produttive sono ben configurate e di conseguenza anche le zone residenziali hanno un disegno che è facilmente riconoscibile. Come sono stati costruiti questi edifici? In quali epoche? Beh, vedete nella tabella che è rappresentata in questa slide come è forse anche naturale aspettarci. La gran parte dei fabbricati attualmente esistenti è stata costruita nel periodo che va dal 1961 al 1980, mentre negli anni precedenti e tra il 1981 e il 2000 più o meno il numero di edifici che sono stati realizzati è abbastanza simile. Negli anni più recenti invece c'è un calo dell'edificazione. Questa che ho evidenziato è la carta, scusate, devo spostare, ecco qua, è la carta che rappresenta gli edifici realizzati prima del 1919. Anche in questo caso la mappa non rappresenta il numero di edifici, ma è sempre una rappresentazione percentuale, quindi in percentuale quanti edifici costruiti prima del 1919 sono presenti nelle diverse zone. E anche in questo caso è evidente come, da un lato, Belluno è una città che ha uno sviluppo ordinato, quantomeno l'impianto del 1919 rappresenta uno sviluppo ordinato della città, e d'altra parte anche il fatto che questa natura, fatta non solo del centro ma anche delle frazioni, quelle limitrofe al centro e anche quelle un pochino più esterne, questo sistema urbano è un sistema che è connaturato nella natura della città stessa e non è solo provocato dalle espansioni recenti del periodo dopo il 1960. Questo è quello che succede tra il 1961 e il 1980. Anche in questo caso non fatevi ingannare dai colori, perché sono percentuali e non numeri assoluti, però in ogni caso lo sviluppo residenziale di questi anni comincia a interessare anche zone che fino al 1961 si erano mantenute agricole. La lettura del territorio per numeri ci fa comunque vedere che la prevalenza agricola di determinati ambiti è comunque rimasta. E questo invece è l'andamento degli ultimi anni, dove l'edificabilità si è fortemente ridotta e, essendo i numeri molto bassi, nasce più da esigenze di carattere individuale o puntuale piuttosto che da un programma di sviluppo, e quindi la distribuzione non ha un ordine così preciso e riconoscibile dello sviluppo residenziale.
Questa sequenza di mappe invece serve per farci vedere che tipo di edifici residenziali si costruiscono, e cioè all'interno del territorio comunale quanti edifici sono di uno o due piani, quanti arrivano a tre piani e quanti invece superano i quattro piani. Questo ha un po' a che fare innanzitutto col modello abitativo, cioè è chiaro che l'edificio a uno o due piani presuppone un determinato modello abitativo, ma anche un modello, si porta dietro un modello urbano di un certo tipo, cosa completamente diversa dall'edificio invece che viene concepito più alto. Ma non è soltanto questo, questo ha a che fare anche con la logica con la quale vorremmo sviluppare la programmazione dei tessuti edilizi, che è appunto una logica che vorrebbe in qualche modo prescindere dalla zonizzazione funzionale. Quella mixité di cui vi parlavo all'inizio vuole dire che la città funziona se i diversi usi sono tra loro compatibili e possono convivere all'interno degli spazi. Quello però che invece ci interessa dal punto di vista urbanistico è capire quali sono i tessuti sui quali interveniamo e quindi comprendere quali sono le morfologie e capire anche rispetto al tessuto che abbiamo edificato quali sono le sue potenzialità e quali sono gli ambiti di trasformazione, le modalità di trasformazione che possono essere attribuite. Insomma, come si usa riflettere oggi, non ragionare solo su una trasformabilità che è data da indici, un modello di previsione che in particolare in tempi di rigenerazione e riqualificazione è un modello molto poco utilizzabile, invece ci interessa di più capire come sono sviluppati i tessuti, perché quello è un indice di qualità e di risultato che ci sembra molto più interessante. Ho ingrandito qui solo la mappa della parte del centro e la mappa che indica gli edifici residenziali a quattro o più piani, per dire che questi edifici esistono, che non è che contrariamente ad altre città venete, Belluno, anche per le sue condizioni orografiche ovviamente, non ha una diffusione così spinta e invece mantiene anche una densità urbana che è significativa e anche in questo caso dal punto di vista della pianificazione e della programmazione utile per riconoscere questo piccolo effetto città, ma importante all'interno appunto di quella lettura di qualità di cui parlavamo all'inizio. Ovviamente non potevamo in questo contesto che analizza la qualità dell'abitare non citare la città storica. L'abbiamo citata all'interno delle slide che riguardano la città contemporanea, perché io penso che non ci sia una città storica e una città moderna, credo che la città sia tutta contemporanea e che la sfida del piano sia quella di comprendere le potenzialità della contemporaneità sia davanti a un tessuto produttivo che davanti a un tessuto antico come quello che è qui rappresentato, piuttosto che un tessuto produttivo, cioè insomma la contemporaneità deve salvare tutta la città, e questo è anche vero rispetto a quello che può essere il destino della componente più antica, che come è evidente in tutte le città funziona se intorno alla città antica esiste una città, come dire, abitata, una città fatta se volete di edifici più contemporanei, ma comunque una città utilizzata. Insomma, la qualità della vita è data anche dalla capacità di intersecare i tessuti tra loro e anche di esprimersi nella contemporaneità nei diversi contesti. Una bella sfida, una sfida che non è solo una sfida del piano, è una sfida che ha a che fare con la cultura anche progettuale, se volete, di chi amministra e interviene a Belluno, ma una sfida che non è rinunciabile, perché ovviamente se è vero che il centro storico di Belluno è un centro storico di altissima qualità, la sua alta qualità è fatta anche dal fatto di sapersi trasformare e adeguare alle diverse esigenze e ai diversi modelli di vita. Naturalmente parliamo sempre di centro storico, ma non dimentichiamo che ci sono molti borghi storici sparsi nella planimetria che sta
all'interno della slide li abbiamo tutti evidenziati. Questi borghi, lo dicevo anche prima, sono una risorsa fondamentale. Non pensiamo che vadano abbandonati in nome di una centralità delle funzioni dell'abitare, della vita che si raccolga nel centro, ma invece li interpretiamo come presidi del territorio. Per noi sono dei valori importanti e quindi anche su questi si baserà una delle strategie fondamentali del PAT. Non entro in dettaglio nel tema dei sistema dei servizi, però questa planimetria, che rappresenta la dimensione e la posizione dei servizi esistenti all'interno del territorio, è la foto di un territorio che ha un'altissima dotazione di servizi, soprattutto appunto se misurata sui residenti. Dicevo prima, in realtà sono servizi destinati anche ai comuni limitrofi, quindi a un bacino più ampio. Ne parleremo la prossima volta, ma questo tema dei servizi per noi deve diventare anche un tema di qualità e di efficienza. Qualità ed efficienza che ha a che fare con la natura dei servizi, con la popolazione alla quale si rivolge, con l'accessibilità rispetto appunto a tutto il resto del territorio. Quindi rispetto alla qualità dell'abitare, questo tema dei servizi sicuramente è un tema centrale, ma proprio per questo gli dedichiamo un seminario di riflessione specifico. In tutto questo ragionamento che ha a che fare con la sostenibilità, la tutela e così via, si inseriscono anche le varie normative e legislazioni esistenti, vigenti all'interno della nazionali e regionali. Questa, per esempio, è la fotografia del lavoro fatto dall'ufficio di piano per l'adeguamento alla legge 14, quella sul consumo di suolo. Ve ne faccio vedere un estratto. Intanto sapete che la Regione Veneto, nell'assegnare a Belluno la quantità di suolo disponibile da qui al 2050, ha indicato una quantità pari a poco più 17,50 ettari circa, e il PRG di Belluno contiene al suo interno una quantità ben più rilevante, siamo a 43 ettari, di aree di nuova edificazione che non sono state ancora realizzate. La variante è stata portata avanti ed è stata portata a compimento, tenendo conto e rinviando però, tra le altre cose, anche alla stesura del PAT, un ragionamento strategico su quello che può essere la nuova pianificazione in virtù di questa forte limitazione. Forte limitazione che ha sicuramente degli aspetti positivi, sicuramente ci rafforza nell'idea di investire sulla rigenerazione piuttosto che sul nuovo consumo di suolo, sicuramente ci rafforza sull'investire sul completamento di alcune zone piuttosto che continuare ad allargare l'ambito delle zone edificate. Ma anche questo è un compito sul quale il PAT si deve esprimere e sul quale il PAT conterrà indicazioni, appunto, perché poi il piano degli interventi possa intervenire e programmare la trasformazione operativa vera e propria. Il documento preliminare, nella relazione scritta dalla Giunta, dall'assessore Frison, contiene questo elenco di edifici che sono dismessi e sottoutilizzati e che sono ulteriormente incrementati da altri comparti che oggi non sono dismessi ma probabilmente potrebbero esserlo nel prossimo futuro. Con una battuta, l'idea del PAT è che tutti quegli ex spariscano, o almeno in gran parte, e che al posto di ex si possa dare il nuovo uso a tutte le diverse zone. È chiaro che un elenco così grande e anche di comparti importanti, di testimonianze edilizie importanti, non può avere una programmazione per punti, ma è destinato a cambiare il volto della città. E quindi non potremo non tener conto che il futuro di Belluno, se come tutti credo auspichiamo, si giocherà sulla riqualificazione dell'esistente, beh, di opportunità ne ha veramente tante. E se
queste, gran parte di queste, trovassero un nuovo futuro, probabilmente non riconosceremmo più la Belluno che oggi vediamo, ma sarebbe, come dire, sia dal punto di vista dell'offerta abitativa che dei servizi che della qualità dei luoghi, veramente una città del tutto rinnovata. Tra le varie, i vari elementi che hanno a che fare con la riqualificazione, l'attenzione non è solo ai servizi, diciamo, intesi in modo tradizionale, quindi all'istruzione piuttosto che a questi, all'interesse comune, ma anche a rispondere a una domanda di abitare che è legata appunto all'offerta dell'housing sociale, quindi con un'offerta di abitazioni più accessibili, offerta che potrebbe trovare una buona risposta anche nella riqualificazione di alcune delle aree che prima vedevamo nell'elenco. La normativa urbanistica veneta prevede che il piano contenga e risponda a una quantità compresa tra il 20% e il 40% del fabbisogno complessivo con edilizia residenziale pubblica. Noi non vorremmo fermarci a rispondere e adempiere a quello che la legge ci richiede, ma anche in questo caso pensiamo che l'housing sociale possa diventare una politica di riqualificazione della città, per come lo prevedo, per dove lo prevedo, per quell'idea di mixité che dovrebbe riguardare anche l'offerta di abitare a diverse età e a diverse categorie economiche, insomma che anche in questo caso il tema sia una chiave di riqualificazione piuttosto che semplicemente una risposta alla domanda. L'altro tema fondamentale che interessa questo piano è quello del ruolo del verde e del ruolo della salvaguardia dei paesaggi aperti. Però in questo contesto, per quello che è il tema che affrontiamo oggi, l'accento che vorrei mettere è quello sul ruolo del verde urbano, che molto spesso, a meno che non siano parchi, a meno che non siano verdi di una particolare qualità o destinazione d'uso, viene letto come spazio di risulta tra gli edifici. In realtà, si vede bene in questa slide dove abbiamo ingrandito la parte edificata del centro, il verde all'interno del tessuto edilizio è una presenza davvero importante. All'interno di questa planimetria sono evidenziate sia le aree destinate a verde pubblico, attrezzate e così via, ma anche le aree rimaste di proprietà privata. Ora, tutti sappiamo che il verde, a prescindere dalla sua destinazione, riveste funzioni ecologiche e ambientali importanti. Troppo spesso sentiamo parlare, in questa logica della densificazione, del risparmio e del consumo di suolo, della necessità di intervenire nei tessuti esistenti. Ecco, noi siamo un po' preoccupati e per questo teniamo molto a questo tema, soprattutto in un tessuto come quello di Belluno, dove la presenza è davvero rilevante. Siamo preoccupati appunto che le aree verdi interne facciano, come dire, le spese di una politica di contenimento del consumo di suolo. In realtà anche le aree verdi interne all'edificato molto spesso, se costruite, sono un consumo di suolo, nel senso che depauperano le zone già edificate di funzioni che invece oggi svolgono, sia dal punto di vista percettivo che dal punto di vista ricreativo che appunto dal punto di vista ambientale. Allora l'attenzione è anche questa, non solo a ciò che è stato costruito, ma anche a ciò che è rimasto libero dalle costruzioni, per valutare le qualità di ciò che sono i terreni, come dire, scoperti, ma anche, se possibile, per incrementare il sistema del verde, utilizzare le quantità e le qualità del verde che già abbiamo rilevato da una semplice ricognizione aerea, come invece un elemento per rafforzare di più questa qualità, per farla diventare un sistema e per quindi compensare appunto i densi territori edificati, dando anche a chi abita all'interno, come dire, della città più costruita e più densa, questa possibilità
è questa qualità delle zone aperte che fa anche e in maniera preponderante qualità dell'abitare. E infine sapete che all'interno degli elaborati che sono previsti nella redazione del piano di assetto del territorio è previsto anche il prontuario per la qualità urbana. Beh, su questo prontuario ci piacerebbe ragionare non tanto e non solo in termini, come dire, manualistici di soluzioni opportune, ma soprattutto per trovare anche nella qualità degli spazi e nella qualità degli edifici e delle soluzioni quei parametri che ci consentano di dire appunto che l'edificazione, come dicevo prima, non si misura solo in termini di cubature ammissibili, ma si misura in termini di impatto e di qualità ecologica che i diversi interventi possano avere. Quindi questa idea del beneficio pubblico che gli interventi devono portare, che ci deve portare a trovare anche negli interventi privati questa ricerca di qualità, beh, noi piacerebbe che non fosse solo come dire una monetizzazione di beneficio, ma che invece potesse rispondere a parametri appunto di abbassamento dell'indice, di aumento dell'indice ecologico delle zone, utilizzando le varie soluzioni che oggi la tecnologia ci mette a disposizione e ci metterà per non ridurre le percentuali drenanti dei suoli, per compensare con i tetti verdi gli interventi che possono in qualche modo compromettere l'uso e gli spazi liberi, per usare le soluzioni di raccolta delle acque come soluzioni che servono anche per dare qualità allo spazio pubblico. Insomma, avere una serie di parametri sulla qualità della urbanistica attuativa e dell'urbanistica edilizia che siano complementari a quelle che sono le normali regole di edificazione. Questo un po' a grandi linee e correndo un po' quelli che sono i contenuti e gli elementi che il PAT vorrebbe mettere in gioco in questo nuovo disegno dell'abitare. Come dicevo all'inizio, le qualità ci sono, stiamo intervenendo in un luogo che ha già un'offerta buona per molti aspetti, però come vedete ci sono ancora ampi spazi sui quali intervenire, quindi perché questa qualità non solo sia salvaguardata ma sia ancora potenziata. Grazie. Grazie all'architetto Fantin per l'approfondimento legato ai temi oggetto della discussione odierna. Io mi sono appuntato alcune parole chiave, alcuni numeri che lancio dopo nel confronto che seguirà. Il tema centrale della mixité di funzioni per superare i rigidi parametri che ancora ci obbliga e ci impone la legge urbanistica nazionale, quindi superando quel tema e entrando nel merito della mixité significa entrare totalmente nella contemporaneità di ciò che viviamo nelle nostre città. La datazione, seconda parola, la datazione del patrimonio edilizio esistente, ho visto il 40% sotto realizzato prima degli anni 60, il 75% realizzato prima degli anni 80, quindi la datazione di un patrimonio, come posso dire, che ha i suoi anni, che porta i suoi anni. Poi il numero dei 17 ettari massimi trasformabili di zona agricola trasformabili, ma allo stesso tempo le grandi opportunità che ci sono già oggi all'interno della città costruita, ma che sono ancora molto molto ampie, per quelle sicuramente manchevole elenco, ma è un primo elenco di aree strategiche. Il ruolo pubblico, e qui voglio sempre ricordare, si parla di rapporti tra, per ogni euro investito dall'ente pubblico vi è una ricaduta, un investimento da parte dei privati di almeno 3-4 euro, e facevo un ragionamento proprio sul piano di rigenerazione che l'architetto Fantin ha evidenziato. Il comune ha investito 3,8 milioni di euro sul piano della rigenerazione e gli altri soggetti pubblici e privati ne hanno movimentato più di 12 milioni, quindi
di fatto si è mantenuto proprio quel rapporto che è un rapporto 1 a 3, 4 presente in Europa. E da ultimo il valore delle aree verdi interne e quindi la stretta connessione tra queste aree e il loro valore ecologico molto più ampio di questo, di quello appunto dell'area verde. A questo punto cedo la parola al professore Michelangelo Savino che ci raggiunge in video dall'Isola della Giudecca. Grazie professore. Un attimo, non ti sentiamo, un attimo, aspetta. Eccomi, adesso ecco, mi sentite? Ora ti sentiamo perfettamente, grazie. Perfetto, grazie, grazie molte. Dicevo, non ho una presentazione per cui non vi potrò, come dire, non potrò accompagnare le mie parole con delle immagini suggestive, soprattutto con delle slide di supporto ai miei ragionamenti. Vi invito ad ascoltarmi e soprattutto a comprendere che il mio intervento cercherà di dare un po' un inquadramento ad alcune delle questioni che Marisa Fantin ha introdotto. E soprattutto il mio intervento è legato a una a un apprezzamento notevole che ho nei confronti del nuovo approccio che il Comune di Belluno, l'assessore e la compagine dei progettisti hanno deciso di utilizzare per redigere questo piano. Nel senso che questo atteggiamento interlocutorio con le disposizioni della normativa regionale e nazionale mi sembra che sia la cosa più utile e interessante per poter far sì che il piano risponda effettivamente alle richieste, alle necessità di Belluno, dei suoi abitanti, di chi usa Belluno, chi vive a Belluno, anche scusate, chi usa i servizi di Belluno, eccetera. Intendo dire che una delle cose che noi stiamo vivendo in questa fase e che comporta soprattutto una grande difficoltà da parte dei progettisti, nonché degli amministratori, è quello di dover cercare continuamente una sorta di compromesso fra quelle che sono appunto la gabbia normativa che ci impone per esempio gli standard, che ci impone una serie di riferimenti quantitativi obbligatori per legge, che ormai sono del tutto incompatibili con quelle che sono le trasformazioni della società, della famiglia soprattutto, e soprattutto sono, soprattutto, come dire, disegnano una città del tutto inadeguata a chi ci vive e a chi la pratica. Quindi una delle cose che è importante capire è appunto quali sono le caratteristiche di questi processi di trasformazione dei bisogni che la società contemporanea sta manifestando e soprattutto cercare di dare una risposta che poi per certi versi deve essere inserita all'interno della gabbia normativa, ma in qualche maniera deve avere anche il coraggio di sperimentare delle soluzioni, non dico alternative, ma che forzino in molti di quei casi alcuni dei vincoli che la normativa impone. Adesso scusate, mi sono stato un po' confuso nella presentazione, ma cerco di chiarirmi nel momento in cui appunto affronterò più nel dettaglio due questioni: la questione appunto dell'abitazione, se mi permettete, e poi la questione anche dei servizi. Non riesco a toccare tutti i temi che Marisa ha sottolineato e ha evidenziato, che sono assolutamente importanti, perché Marisa ha proprio sottolineato uno dei grandi passaggi che al momento nella disciplina urbanistica si stanno affrontando. È un passaggio concettuale fondamentale nel quale l'abitare, che è stato molto spesso considerato in maniera molto riduttiva, riferito esclusivamente all'abitazione, all'alloggio, invece diventa un riferimento per la progettazione, per chi elabora politiche, molto più complesso, perché abitare diventa appunto non soltanto l'avere una casa, ma piuttosto cercare di capire come la funzione dell'abitare si completi con tutta una serie di altre funzioni e di altre pratiche che sono indispensabili per le famiglie, per gli individui. Quindi per esempio i servizi, servizi di prossimità o anche servizi di carattere urbano che completano le risposte alle esigenze delle famiglie. L'accessibilità molto spesso all'alloggio, non soltanto l'accessibilità fisica ma anche poi vedremo l'accessibilità economica all'alloggio, il comfort all'interno dell'alloggio che molto spesso non dipende dalle caratteristiche strutturali e morfologiche dell'alloggio ma da tutta un'altra serie di questioni che sono emerse, l'avrete sentito molto spesso in alcuni dibattiti, sono emerse in questo periodo di lockdown, soprattutto in seguito all'emergenza Covid. Quindi una delle cose che è assolutamente importante tenere presente nel momento in cui si ragionerà
dell'assetto futuro, dello scenario, della Belluno che verrà, diventa importante capire anche come in questo assetto, in questo scenario, il modo con il quale, la prospettiva con la quale guardiamo all'abitare diventa una prospettiva estremamente complessa, multisettoriale, se mi permettete, multifunzionale, ma soprattutto poi integrata, cioè cerca di integrare tutti questi diversi aspetti. Allora, ragionerò innanzitutto su alcuni aspetti un po' più tradizionali dell'abitare, cioè guardando alla classica domanda abitativa e qui cercando di farvi capire come appunto l'abitare si manifesta in maniera completamente diversa, come nuovo bisogno di una nuova famiglia, di una nuova società contemporanea. Alcune riflessioni sull'offerta abitativa che tocca aspetti che Marisa Fantin e che l'assessore hanno già richiamato e poi, se mi permettete, qualche riflessione sul post-Covid, se mi permettete, quasi come se fosse un auspicio. Perché questa divisione un po' tradizionale? Perché questa ci permette di cogliere soprattutto gli aspetti di trasformazione, dicevo, che hanno interessato le famiglie e la società. Cioè, nel momento in cui noi ci avviamo a ragionare sull'abitare o sulle esigenze delle famiglie e degli individui che hanno bisogno di un alloggio, dobbiamo tenere presente tutta una serie di questioni che sono diventate estremamente importanti. Allora, una delle cose che per esempio crea delle difficoltà a chi dovrà accingersi a fare un dimensionamento, a costruire il fabbisogno abitativo per un piano regolatore così come ce l'impone la normativa, è innanzitutto cercare di capire a quale tipo di famiglia noi facciamo riferimento quando dobbiamo ipotizzare il numero di alloggi che dovremo provvedere o che dobbiamo assicurare che in questo scenario il piano regolatore, il piano di assetto territoriale possa garantire. E allora qui un primo aspetto di incertezza. Un primo aspetto di incertezza perché assolutamente noi non abbiamo più idea di come si stia evolvendo la famiglia nella società contemporanea. Sicuramente la famiglia italiana è profondamente cambiata rispetto al passato. Non conosco bene il contesto di Belluno per poter dire quanto questo cambiamento ci sia rispetto al passato. Sicuramente anche nella nostra regione, in Veneto, la struttura della famiglia, il numero dei componenti, le caratteristiche dei legami che ci sono all'interno della famiglia sono profondamente cambiati. Non sto parlando di fare uno studio sociologico per capire come si è cambiata la famiglia, sto cercando di capire quale esigenze della famiglia un alloggio deve saper garantire, deve saper assicurare. E questa è per esempio una delle prime difficoltà che noi abbiamo. Le famiglie sono completamente cambiate, la famiglia tradizionale non c'è più, voi sapete c'è un incremento notevole del numero delle famiglie composte da un solo componente e anche in questo caso c'è una grandissima difficoltà a capire quale sia la caratteristica di questa famiglia mononucleare. Un anziano che vive da solo, un single che viene forse da una coppia che ha subito una separazione, una divisione. In molti casi si tratta anche di situazioni temporanee che possono modificarsi nel tempo, in altri casi invece si tratta di situazioni che permangono nel lungo periodo. Quindi, per esempio, quale tipo di caratteristica deve avere un alloggio che risponde alle esigenze di un componente, di una famiglia composta da un solo componente? Quando poi proviamo a ragionare a una famiglia che sia un po' più ampia e fatta di due o tre componenti, anche in questo caso le caratteristiche di questa famiglia si modificano costantemente. Si modificano perché appunto potremmo trovarci davanti a una famiglia composta da madre single o da madre appunto separata, divorziata, con due figli, oppure con altro tipo di situazioni, con altro tipo di soluzioni di abitazione. Questo è semplicemente inutile elencare questa serie di differenze, però quello che mi preme sottolineare è che in quasi tutti i casi una delle cose che noi riscontriamo ed è una delle difficoltà che dobbiamo affrontare con i nostri strumenti di progettazione urbanistica è che il patrimonio residenziale molto spesso, quello che è anche stato realizzato negli ultimi tempi, è assolutamente poco flessibile a questo cambiamento costante e progressivo delle esigenze abitative. Cambiano le famiglie, cambiano le esigenze e il mercato in questo caso non si adegua. Anzi, per quello che noi possiamo riscontrare se guardiamo la produzione edilizia anche degli ultimi anni, riscontriamo una certa modalità della produzione edilizia di essere assolutamente convenzionale nelle tipologie di prodotti che assicura e garantisce.
Quindi questo ci crea già un tipo, una particolare difficoltà, soprattutto perché quello che noi vorremmo fare è riuscire ad assicurare con il nostro, con le nostre previsioni la possibilità di garantire che ci sia un alloggio che risponda almeno in parte alle caratteristiche e alle esigenze che hanno le nuove famiglie. Un altro aspetto che poi è assolutamente importante da sottolineare, e questo credo che sia ancora molto spesso sottovalutato anche da dal governo, dalle forze, come dire, dal governo nazionale, e che c'è una completa differenza nelle disponibilità economiche delle famiglie. Allora, noi forse abbiamo già dimenticato, presi dall'emergenza del Covid, che la crisi finanziaria del 2008 ha provocato uno scombussolamento complessivo nelle fasce economiche in cui le famiglie italiane erano distribuite. Come sapete, si è molto ristretta la fascia delle famiglie con elevata disponibilità economica, si è ampliata moltissimo la fascia delle famiglie con difficoltà economiche, ma quello che soprattutto è stato notato è che è cresciuta molto la cosiddetta fascia intermedia, la fascia cosiddetta fascia grigia, cioè la fascia di quelle famiglie che non soffrono di una particolare difficoltà economica, ma le cui condizioni economiche impediscono l'accesso ad un alloggio offerto sul libero mercato. Quindi un'ulteriore domanda che per esempio pressa sull'offerta dell'edilizia pubblica in alcuni casi, che non può prendere in considerazione questo tipo di domanda di esigenza perché appunto i requisiti necessari non sono quelli corretti. Allora questa grande differenza nella disponibilità economica delle famiglie crea delle grandi difficoltà ad accedere ad un alloggio e in molti casi crea anche delle notevoli difficoltà a chi produce gli alloggi per poter dare assolutamente una risposta adeguata. E questo è un'altra, come dicevo, è una questione che forse viene dimenticata, io non voglio essere polemico, però tutta la questione del rilancio dell'edilizia attraverso bonus, super bonus, eco bonus e qualunque altro termine sia stato utilizzato, così come anche il piano casa Veneto 2050 che è stato proposto l'anno scorso dalla Regione Veneto, non fanno i conti con questa difficoltà che hanno le famiglie, per cui molto spesso le famiglie, soprattutto le famiglie del ceto medio, non hanno più delle condizioni economiche tali da poter appunto manifestare una domanda per interventi di ristrutturazione edilizia, anzi in molti casi hanno difficoltà ad accedere al mercato per avere un alloggio. Quindi queste sono una serie di elementi sui quali sarebbe importante riflettere, sono tutti una serie di elementi che per esempio impongono a chi si accinge a fare un piano regolatore una riflessione su come deve essere in qualche maniera assicurata una offerta abitativa che risponda a questo tipo di esigenza. E scusate, qui aggiungo un altro elemento di novità, soprattutto negli ultimi anni vede una grande, una composizione estremamente complessa di diversi tipi di azione. Quindi la classica azione, appunto l'offerta di edilizia residenziale pubblica contrapposta a una offerta residenziale del mercato privato, oggi si compone di tanti altri tipi di azione che vedono appunto una combinazione continua e costante di nuove modalità, di nuove azioni, di nuovi interventi per creare delle diverse soluzioni abitative e delle diverse offerte abitative, che a volte non sono soltanto appunto modalità diverse per assicurare l'accesso all'alloggio a famiglie con differente disponibilità economica. In molti casi si tratta anche di riuscire a garantire che ci siano modalità di abitare che sono completamente diverse. Per esempio il co-housing, in molti casi forse ne avrete sentito parlare, è una modalità che molto spesso viene vista come una sorta di originalità da parte di alcuni, una domanda molto particolare, molto originale che si sta manifestando. In altri casi è molto spesso l'unica risposta che si riesce a dare a queste difficoltà che si hanno nel reperire un alloggio. In un caso o nell'altro il co-housing per esempio è una nuova modalità di abitare, in molti casi una modalità che viene anche apprezzata e che molto spesso si traduce, lo vediamo con moltissimi esempi, con moltissime pratiche di cui si discute molto in convegni, ma molto spesso le amministrazioni comunali sono anche molto informate di queste tipologie di iniziative. Dicevo, ci sono diverse soluzioni, diverse strategie, diversi interventi che in molti casi sono diventati anche un elemento importante della rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana, per esempio, diventa anche l'occasione per offrire delle
condizioni di abitazione oppure delle modalità di abitazione estremamente innovative che possono essere introdotte proprio, come vi dicevo, come risposta a delle nuove esigenze. Allora, quindi, quello che noi riscontriamo è che ci troviamo davanti a una grande trasformazione della domanda abitativa che richiede delle strategie, degli interventi completamente diversi, o meglio, se mi permettete, una combinazione strategica, una combinazione integrata fra modalità più tradizionali di produzione degli alloggi, sia pubblici che privati, e introduzione di nuove modalità, di nuove strategie e anche di ricorso a diversi, differenti attori, virgolette, produttori di alloggi. Quindi una delle cose che diventa estremamente interessante è proprio quello di cercare di ragionare per quel che riguarda la proposta che un piano regolatore si accinge a fare, è proprio quello di assicurare una risposta quanto più aperta, innovativa, dicevo, rispetto a quelle che sono invece le modalità tradizionali, convenzionali con cui i piani regolatori rispondono a questo tipo di esigenza. Mi permetto poi di sottolineare che ci sono degli altri aspetti assolutamente importanti, alcuni sono stati già citati, per quel che riguarda per esempio il lato dell'offerta. Noi soffriamo, quando guardiamo appunto al patrimonio residenziale, soffriamo nel valutare per esempio alcuni aspetti che sono diventati quasi drammatici nella nostra società in questo particolare momento. Per esempio l'erosione del patrimonio edilizio o la inadeguatezza del patrimonio edilizio residenziale esistente. L'erosione, dicevamo, una grande quantità di patrimonio che non viene utilizzato. Non viene utilizzato in alcuni casi perché appunto no, ormai troppo degradato per poter essere usato dalle famiglie senza appunto un adeguato investimento di adeguamento degli alloggi, oppure in molti casi bisognoso di ristrutturazione ma i proprietari non hanno interesse o voglia a intervenire. Sicuramente una parte del patrimonio è stata realizzata per motivi di puro investimento e quindi da parte di chi proprietario di questi alloggi non c'è alcun interesse né a inserirlo all'interno della più estesa offerta abitativa, tantomeno di investire per rimodernarlo, per adeguarlo. Ma soprattutto uno dei problemi che presenta questo patrimonio edilizio è la qualità, molto spesso sono edifici vetusti con delle caratteristiche, per esempio dal punto di vista energetico, del tutto inadeguate, e rispetto ai quali, come vi dicevo, tutte le grandi opportunità che sono state offerte dalla normativa anche più recente si scontra con questo scoglio della disponibilità economica delle famiglie o dei proprietari per poter investire. Qualora ci sia la volontà di investire, c'è qualche forse difficoltà per poter riuscire ad intervenire. Ma l'altro aspetto che diventa estremamente rilevante è che questo patrimonio è vecchio e vetusto, se mi permettete, anche dal punto di vista delle sue caratteristiche tipologiche. Quando dicevamo appunto che le famiglie oggi sono estremamente flessibili dal punto di vista del numero dei componenti, dei loro bisogni, delle loro abitudini, ecco, noi ci troviamo davanti a un patrimonio edilizio che è assolutamente poco flessibile a questo tipo di cambiamento. Una ristrutturazione edilizia in molti casi vuol dire spesso una demolizione completa, ricostruzione interna per potersi adeguare a questi nuovi bisogni. E questo per esempio introduce un'altra questione che è quella del comfort, che come voi sapete è diventato un altro degli aspetti sui quali stiamo ragionando molto dopo i tempi del lockdown. Cioè il lockdown ha manifestato soprattutto come molto spesso questi alloggi così poco flessibili ai cambiamenti di esigenze e di domanda delle famiglie soprattutto siano del tutto inadeguati nel momento in cui le famiglie sono costrette a una forzata convivenza. È vero che il lockdown è stato qualcosa di assolutamente temporaneo e speriamo che anche questo a cui ci stiamo accingendo sia assolutamente temporaneo. Però in realtà se voi fate caso a tutta la retorica che in questi ultimi tempi è stata utilizzata sullo smart working e soprattutto sul supporto, sulla spinta che si sta dando allo smart working, vi rendete subito conto che lo smart working introduce un altro problema che ha proprio a che fare con quanto dicevamo, cioè quanto gli alloggi nei quali noi abitiamo sono adeguati a permettere sia l'abitare sia lo smart working. Quanto poi smart working e abitare sono per esempio due funzioni che possono convivere, perché questo può creare delle difficoltà, dei problemi, dei disagi all'interno della famiglia. Quindi un'altra delle questioni sulle quali ci tocca ragionare non è tanto quella delle caratteristiche, come vi dicevo, di vetustà degli edifici, ma anche del loro comfort, dell'adeguatezza di questi alloggi e soprattutto della loro flessibilità a essere modificati.
scusatemi, ho richiamato tutta una serie di aspetti e di questioni che sollecitano appunto, come vi dicevo, la possibilità di ragionare sull'abitare in maniera completamente diversa rispetto al passato. Quindi per esempio provare ad abbandonare l'idea dell'alloggio come per esempio dell'abitazione, della casa, come per esempio un prodotto del mercato immobiliare, che per esempio non venga in qualche maniera modificato da tutta una serie di processi, anche di indicazioni. Da questo punto di vista, se mi permettete, i regolamenti edilizi potrebbero essere molto più innovativi, per certi versi stimolare anche a una riflessione progettuale di cambiamento della struttura dell'alloggio. Quindi vorrei dire non essere semplicemente uno strumento di controllo e di indirizzo, ma anche, come dire, di spinta alla innovazione e alla riflessione. È da tempo che io credo che molti di questi strumenti che la normativa urbanistica ha messo a disposizione non siano semplicemente dei prontuari di cosa si può fare e di che cosa non si può fare, ma diventino anche l'occasione per riflettere, per spingere a una innovazione e a un cambiamento. La questione, quindi, ho già anticipato, scusatemi, le questioni rispetto al Covid e non Covid, nel senso che appunto forse non avremo più un'emergenza Covid, io spero, l'anno prossimo, ma sicuramente il Covid ha determinato un cambiamento dal punto di vista del modo col quale noi guardiamo alla casa, all'alloggio, che non può lasciare le cose inalterate. Quindi non ci sarà, secondo me, un ritorno alla normalità per quel che riguarda l'abitare. L'abitare avviene sempre più spesso e spero in maniera radicale, considerato in una accezione, in una prospettiva molto più ampia. E da questo punto di vista, appunto, come ha fatto Marisa, cioè l'accompagnare il ragionamento sull'abitare con ragionamenti sui servizi, i ragionamenti sul verde, sugli spazi aperti, eccetera, diventa assolutamente importante e decisivo. Da questo punto di vista, quindi, la possibilità di guardare in maniera molto più laica, se mi permettete, interlocutoria ai dispositivi di legge, secondo me diventa fondamentale. Da questo punto di vista, se mi permettete, soprattutto sui servizi, mi piace ricordare che c'è un atto di indirizzo che la Giunta regionale non ha approvato. L'atto di indirizzo, per chi non fosse informato, ma forse qui siete tutti più esperti di me, è uno di questi atti che ha completato la legge regionale 11 e che specifica alcuni aspetti della normativa, in alcuni casi introducendo elementi di novità. Ecco, uno di questi atti di indirizzo, che era l'atto di indirizzo per l'articolo 46,1 lettera B, che io avevo, me lo sono trascritto, aveva proprio a che fare con una riflessione sul dimensionamento e sullo standard delle aree destinate a servizi. E lì, per esempio, la Regione Veneto aveva avviato una riflessione estremamente interessante sui servizi, dove c'era il tentativo di abbandonare l'aspetto quantitativo con il quale si guarda ai servizi, quindi, come dire, tralasciare lo standard, come dico sempre, lo standard è una sorta di diritto dei cittadini, però in molti casi viene visto e percepito esclusivamente come una sorta di vincolo per le amministrazioni. Ecco, abbandonare quella visione così riduttiva dello standard e cercare di ragionare sullo standard, sulla dotazione dei servizi dal punto di vista della capacità di rispondere alle nuove domande, per esempio, della società. E allora, da questo punto di vista, proprio quell'atto di indirizzo che, come vi dicevo, non è stato approvato, spinge a un ragionamento assolutamente innovativo per quanto riguarda i servizi. Se forse non abbiamo più bisogno di creare nuove aree, nuove zone F destinate a servizi, forse abbiamo bisogno di rivederle, di per certi versi ristrutturarle, riorganizzarle per adeguarci alle caratteristiche delle nuove famiglie, dei nuovi abitanti, alle caratteristiche degli abitanti dei comuni che, come diceva Marisa, sono profondamente cambiati. Belluno ha una popolazione prevalentemente giovane, per fortuna. In altre realtà, come voi sapete, la quantità di popolazione anziana cambia completamente il quadro della domanda anche dei servizi e delle modalità di fruizione dei servizi. Quindi, per esempio, in quell'atto c'è tutta una riflessione molto accurata, molto attenta su come noi dovremmo ragionare rispetto allo standard, appunto. All'interno della gabbia normativa, che non è stata assolutamente svuotata, come dire, della sua vigenza, però cercare di capire come i servizi possono essere riorganizzati per rispondere sempre di più alle esigenze della società.
E da questo punto di vista proprio la flessibilità anche dei servizi diventa un altro elemento decisivo sul quale giocare, così come la qualità degli spazi verdi. E qui concordo con Marisa sia sulla critica alla densificazione. La densificazione, così come molto spesso viene presentata, è qualcosa di assolutamente nefasto, dovremmo proprio assolutamente evitarla. Anche perché in realtà vuol dire per molti casi cercare di mangiare tutti quei terreni che per fortunatamente molto spesso i piani regolatori, in altri casi amministrazioni con una politica molto attenta, sono riuscite a preservare, garantendo una buona qualità del complesso urbano. E quindi, per esempio, anche da questo punto di vista, il ragionare in maniera molto più laica e flessibile rispetto alle questioni del consumo di suolo, dello standard, dicevamo, della densificazione, forse ci può portare a disegnare una città che è più adeguata alle esigenze dei cittadini e forse un po' meno calzante rispetto a quelli che sono tutti i vari input che la legge ci dà. Questo non vuol dire non rispettare la normativa, assolutamente, non è questo quello che sto proponendo, non sto proponendo un'anarchia urbanistica, ma quello che sto proponendo è proprio quello di cercare di avviare un ragionamento e anche un confronto con i cittadini, visto che c'è questa grande opportunità che il Comune di Belluno ha voluto creare, proprio di poter insieme provare a costruire queste nuove prospettive con cui costruire la città. Un'ultima questione che voglio sottolineare è stata detta proprio all'inizio da Marisa, è stata detta anche nei precedenti seminari. Belluno ha una serie di fattori estremamente positivi che le garantiscono un futuro luminoso rispetto ad altre realtà urbane, ad altri capoluoghi e anche della nostra regione. Il fatto di essere una città media, e questo per esempio è qualcosa che ormai è comprovato, le città medie riescono a garantire ai loro abitanti una qualità della vita migliore, non soltanto dal punto di vista della qualità complessiva dell'aria, per i servizi eccetera, ma soprattutto perché sembrano garantire quella dimensione della socialità e dell'aggregazione che ormai è diventato un aspetto costitutivo e fondamentale. Anche in questo caso il Covid ce l'ha fatto capire. Cioè, per quanto per molti casi abbiamo sottovalutato appunto il ruolo dell'aggregazione, dello stare insieme, eccetera, in questi mesi noi abbiamo scoperto invece quanto è importante stare insieme, quanto è importante riuscire ad avere luoghi anche di qualità dove poterci riunire, confrontarsi, chiacchierare, bere uno spritz. E allora, per esempio, questa dimensione media permette a questo valore aggiunto, che sicuramente è una delle cose che rende una città particolarmente attrattiva. In più Belluno è una città di montagna, se mi permettete, e questo, come voi sapete, è una questione che ha molto a che fare con la qualità complessiva del paesaggio e dell'ambiente, assolutamente positiva, ma in realtà fa sì che Belluno rientri all'interno di alcune delle aree che alcuni studiosi, come per esempio quelli della scuola di geografia di Torino, stanno sottolineando, sono delle aree la cui appetibilità sta crescendo moltissimo negli ultimi tempi. Al momento se ne registra sempre un movimento di fuga dalla città verso la montagna, come dire, fatta da alcune frange un po' particolari, sono coppie giovani, coppie che cercano anche degli stili di vita alternativi, che cercano però anche delle modalità di occupazione, delle modalità lavorative assolutamente diverse rispetto al convenzionale. E quindi, per esempio, la montagna diventa non soltanto un luogo attrattivo per vivere, ma diventa anche un luogo dove sperimentare nuove attività lavorative, ecologiche, eccetera. E allora questo, per esempio, fa sì che Belluno, che all'interno di un'area che è particolarmente, dicevamo, di alto valore paesistico, e appunto all'interno di un'area di montagna che è anche ben accessibile, sembra già poter offrire una serie, come dire, delle prospettive di vita diversa, se mi permettete, soprattutto alle coppie giovani, alle famiglie più giovani, soprattutto a queste, diciamo, frange ancora, come dire, marginali se volete, ma in crescita. E allora questo diventa un altro degli elementi sui quali riflettere, così come voi avete sentito sicuramente in questi ultimi mesi parlare sia Stefano Boeri sia Fabrizio Barca, la necessità che le aree interne trovino in questa situazione la possibilità di rilanciarsi proprio per la loro capacità di essere molto più attrattive e appetibili di quanto non siano le aree metropolitane oppure le aree urbane troppo dense. Allora, dicevo, quindi all'interno di un quadro estremamente dinamico di trasformazione della famiglia, degli individui, delle loro pratiche dell'abitare,
all'interno di una modalità di trasformazione complessa dell'abitare, che appunto non è fatto più dello stare, dell'avere la casa di proprietà o in affitto, ma piuttosto di completare lo stare in casa con tutta un'altra serie di altre pratiche, lo spazio aperto, l'utilizzo di servizi, la socialità, la convivialità urbana, eccetera. La possibilità di poter, come dire, riflettere delle nuove modalità con cui noi vivremo in una fase successiva a questa emergenza, che ci ha fatto scoprire dei nuovi valori sociali, diventa il modo, come vi dicevo, interessante, estremamente interessante, per ragionare all'interno di un piano regolatore, di ragionare con i cittadini, cercando di avvicinarsi quanto possibile alle esigenze emergenti, che molto spesso i cittadini stessi percepiscono ma non riescono ancora a descrivere pienamente, ma soprattutto permette a un'amministrazione di essere in grado di dare una risposta pronta a una società che sta evolvendo e che nel futuro vivrà in questo contesto. Scusatemi, forse sono andato un po' fuori rispetto a quanto vi aspettavate che io vi dicessi, però quello che mi interessava, che mi premeva raccontarvi, esprimermi col mio intervento, era proprio questo inquadramento del ragionamento dell'abitare e come ho potuto apprezzare questa modalità interlocutoria, dicevo, dei progettisti e delle amministrazioni di Belluno per il nuovo piano regolatore, all'interno di una riflessione un po' più complessa, un po' più ampia, che crea una nuova prospettiva per il futuro. Grazie. Grazie professor Savino per i molteplici stimoli di riflessione che tornano molto utili anche negli interventi che seguiranno ora. Ci sono 5 interventi programmati e proprio sugli stimoli che ci ha rappresentato il professor Savino sull'abitazione, sulla domanda abitativa, sul patrimonio poco flessibile, tornano veramente molto ma molto utili. E per cui io adesso darei la parola all'ingegnere Ilenia Rento, che è presidente dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Belluno e con il quale abbiamo già da parecchio tempo avviato una proficua collaborazione che potrebbe maturare ancora di più proprio alla luce di un recente bando ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma che parla proprio di residenzialità all'interno delle città. Prego, Presidente. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Io comincerei la mia riflessione sull'argomento partendo dai dati oggettivi. Nel 2019 a Belluno noi abbiamo avuto 140 domande di alloggio. Abbiamo fatto 32 assegnazioni, però il dato che più si fa riflettere sono state le 25 rinunce. 25 rinunce dovute in parte a costi di gestione dell'alloggio troppo alto e per la maggior parte però dovute alla posizione dell'alloggio, quindi alla mancanza di servizi e alla mancanza di trasporti. Noi a livello provinciale, con l'entrata della legge numero 39 del 2017, è stata data ai cittadini la possibilità di chiedere un alloggio in qualsiasi comune della regione, non solamente nel comune di residenza o dove si presta la propria attività lavorativa. E stiamo assistendo a uno spopolamento della montagna, quindi abbiamo meno domande nei comuni periferici a vantaggio di una domanda che si sviluppa soprattutto nell'asse Belluno-Feltre. E ci rendiamo conto che la stessa situazione si riflette anche a livello comunale nel comune di Belluno, nel senso che chi ci chiede un alloggio preferisce avere un alloggio nel centro di Belluno piuttosto che averlo nelle frazioni. Questo perché? Perché nelle frazioni non trovano i servizi che ci sono in centro. Ad esempio a Levego abbiamo realizzato degli alloggi di qualità, però manca tutto un tessuto attorno alle nostre costruzioni. Per questo abbiamo una serie di rinunce dovute ad esempio al fatto che lì il metano non arriva, quindi abbiamo dei costi di gestione degli appartamenti più alti. Manca un supermercato, le corse dell'autobus sono insufficienti. Quindi noi costruiamo residenze di qualità, tenendo presente
ad esempio il comfort che ci deve essere all'interno delle abitazioni, però abbiamo bisogno anche di una qualità del contesto, non solamente dell'edificio. Per cui quello che chiediamo è di potenziare i servizi anche nelle zone limitrofe e nelle frazioni del Comune di Belluno. E, finora l'azienda, anche in tempi non sospetti, ha sempre puntato all'adeguamento del patrimonio esistente piuttosto che al consumo del nuovo suolo e quindi a nuove edificazioni. E sempre più spesso noi pensiamo di intervenire demolendo le costruzioni e poi costruendole piuttosto che riqualificandole. E quindi siamo interessati a quegli edifici che sono costruiti negli anni 50-70 che non hanno un interesse architettonico o storico, quelli che non interessano la soprintendenza, per capirci, perché è più facile intervenire e garantire la qualità con costi affrontabili. Se interveniamo invece in un edificio storico, non possiamo ad esempio posare il cappotto, quindi questo ci crea dei costi maggiori a scapito anche di un comfort all'interno dei nostri edifici. E noi da anni stiamo costruendo edifici e residenze di qualità. Pensiamo ad esempio all'ultimo edificio che abbiamo edificato in Via della Bella Belluno, dove con una spesa media di 300 euro all'anno abbiamo abbattuto veramente i costi di gestione, garantendo comunque un comfort all'interno dell'appartamento. La casa popolare ormai non è più il condominio che abbiamo tutti nel nostro immaginario, quello relativo ad esempio agli anni 80, dove c'erano grandi palazzoni. In provincia abbiamo esempi e modelli di poche unità abitative e molto prestazionali. Abbiamo fatto anche diversi interventi in centro storico, ovviamente concordati con il Comune di Belluno. Pensiamo ad esempio anche all'ultimo intervento che stiamo facendo, che è in Via Duomo centrale, nel palazzo ex Olivotto, dove abbiamo fatto però degli interventi puntuali. Se vogliamo ottenere il risultato di ripopolare il centro storico, sarebbe dal mio punto di vista opportuno pianificare delle azioni strategiche e non fare degli interventi puntuali. Ad esempio abbiamo dato anche il nostro contributo nella zona di Cavarzano, dove abbiamo riqualificato la piazza e adesso ci sono dei servizi che hanno contribuito anche a rendere Cavarzano una zona appetibile anche dal punto di vista dei privati. Un'altra richiesta che farei come portatore di interesse da parte della nostra azienda è il fatto che per noi è opportuno valutare le opportunità appunto per un'azienda come la nostra che non ha scopi di lucro, ma che affronta degli extra costi quando interviene nel centro oppure in zone più svantaggiate, e di prevedere dei sistemi di detassazione come la tassa di occupazione del suolo pubblico oppure dei sistemi che potrebbero favorire l'attività aziendale, pensando ad esempio agli oneri di urbanizzazione. Quindi pensate ad esempio di, con il sistema di crediti, intervenire in modo che possa essere dato un valore diverso per agevolare il recupero del centro storico, delle frazioni, di prevedere insomma delle forme di premialità su interventi di questo tipo, se veramente vogliamo recuperare quegli edifici che sono adesso inutilizzati. Sì, direi che la Presidente ha fatto un'analisi puntuale di quelle che sono le esigenze che un ente come il nostro, che si occupa di edilizia residenziale pubblica, ha all'interno del Comune di Belluno. Direi che proprio in ragione della modifica della legge regionale che citava la Presidente, dobbiamo aspettarci in Comune di Belluno un maggior numero di domande per poter accedere all'edilizia residenziale pubblica. Questo comporterà necessariamente la necessità di dover dare delle risposte e quindi col tempo, non dico da subito ma nel breve, ma nel medio e nel lungo periodo, offrire un maggior numero di opportunità. È stato anche evidenziato dal professor Savino nella sua indagine, chiamiamola così, anche sociologica, che
la famiglia sta cambiando. La famiglia non è più la famiglia di 20 anni fa, ha delle esigenze diverse e queste esigenze si riflettono anche nella domanda dell'abitazione e di questo dobbiamo tenerne conto. Noi, soprattutto nelle fasce cosiddette deboli, vediamo quali sono per primi i cambiamenti della nostra società. Vediamo che questi bisogni sono differenti. Attualmente si presentano delle necessità di alloggi che presentano dovrebbero presentare delle dimensioni particolari. Abbiamo grossi nuclei familiari e abbiamo le cosiddette famiglie monoparentali. La via di mezzo non esiste quasi più, di questo ne dobbiamo tenere conto anche in fase di costruzione. Dobbiamo tenerne conto nella realizzazione dei nostri interventi edilizi e come questa tipologia di interventi edilizi va a incidere poi nel tessuto sociale nei quali si inseriscono. Credo che queste considerazioni debbano essere tenute conto al lato della programmazione di uno strumento che considera l'utilizzo del territorio. Ci sono anche, si parlava di social housing prima, social housing in senso lato, cioè non il social housing delle case popolari, dell'edilizia cosiddetta sovvenzionata, ma anche di quella tipologia che è sempre più presente nel territorio e che sempre più richiede abitazioni e che attualmente non trova risposte nei nostri enti che appunto offrono alloggi di edilizia sovvenzionata, ma potrebbero trovare risposte in ambiti nell'ambito del comune, destinando delle aree a questa tipologia di soggetti e individuando anche particolari specifiche categorie ai quali destinare degli alloggi, magari anche con la collaborazione tra enti, con una sinergia che vede ATER comune e anche altri soggetti pubblici attivarsi in tal senso. Ecco, queste sono le considerazioni che emergono dal nostro lavorare di tutti i giorni. Comunque sono consapevole che il Comune conosce già queste esigenze, perché abbiamo già avuto modo di confrontarci su queste tematiche. Con il Comune di Belluno abbiamo anche un rapporto di collaborazione stretto anche su quello che è l'utilizzo dei vecchi alloggi di emergenza abitativa, per cui sappiamo benissimo che sono questioni note e sono questioni che il Comune saprà, di cui saprà farsi carico e che ha a cuore. Io vi ringrazio. Sono io che ringrazio voi per la vostra disponibilità, ringrazio il presidente dell'ATER, Ilenia Rento, e anche il direttore Alberto Pinto, che ci hanno rappresentato proprio le situazioni oggettive e le difficoltà, ovviamente, nell'affrontare alcuni temi così centrali come quelli dell'abitare, quindi delle abitazioni sociali. Alcuni spunti ne abbiamo preso direttamente nota e possono essere anche attivate con provvedimenti amministrativi autonomi dal PAT, e penso appunto alla detassazione dell'occupazione del suolo pubblico per questo tipo di attività, oppure degli stessi oneri, proprio per incentivare gli interventi di questa natura all'interno del centro storico, dei centri storici, perché come abbiamo visto dalla presentazione, quando parliamo genericamente di centro storico, lo intendiamo ovviamente in tutte le sue declinazioni frazionali. Gli stimoli, come ci diceva il professor Savino, sono stati molti: l'edilizia convenzionale, la residenza, anche la residenza in locazione, ad esempio, da parte dei privati, ma allo stesso tempo un'offerta inadeguata. Abbiamo chiesto invece chi opera nel mercato privato e quindi gli agenti immobiliari, ma anche la proprietà edilizia, di darci degli stimoli e un punto di vista concreto del mercato dal punto di vista appunto del privato, e quindi
capire quali sono le tendenze in atto, anche riferite ai dati che ci ha illustrato poco fa l'ingegner Pavoni, e quali anche gli stimoli per impostare e da poter recepire all'interno del PAT. Quindi chiedo gentilmente all'ingegnere Giuliano Dalmagro, presidente e provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, gli do la parola. Grazie. Grazie architetto Frison, grazie dell'invito. È sempre un piacere incontrarsi in una riunione in cui tutti gli attori che sono protagonisti del mercato immobiliare possono portare dei contributi. Mi riallaccio prima alla presentazione dell'ingegnere Pavoni, dove abbiamo visto diversi numeri in aumento di pratiche edilizie. Questo anche perché noi agenti immobiliari ci riscontriamo che nel momento della compravendita è il momento in cui riusciamo anche a mettere in ordine, passatemi questo termine, anche delle situazioni immobiliari che magari sono, da un punto di vista catastale, pregresse, quindi lasciate con degli errori. Nel momento della compravendita è l'unico momento in cui si tirano fuori le carte, si può anche approfittare per sistemare tutta la parte che riguarda l'accatastamento. E io vi porto dei dati che riguardano il mercato di Belluno. Il mercato di Belluno, l'avete visto anche prima, comunque è un mercato che ha è un mercato abbastanza povero per quello che riguarda il valore degli immobili al metro quadro, però è un mercato vivo. Il mercato del centro storico è un mercato vivo. I miei colleghi che operano prevalentemente nel centro storico, quando gli ho fatto un'intervista per poter parlare con voi questa sera, tutti mi hanno detto che sia le vendite che in parte anche le locazioni stanno vivendo un buon mercato, un buon momento. Il 2020 era partito molto bene, il Covid ha bloccato un pochino tutti, ma dal 4 maggio, quando noi siamo potuti rientrare nei nostri uffici e rilavorare, la situazione è ripartita come l'avevamo lasciata a fine febbraio, primi giorni di marzo. Quali sono però le problematiche che i nostri clienti ci riportano del centro storico? Lo avete detto tutti prima, la situazione dei servizi e la situazione del bel vivere. Oggi a me è piaciuto ascoltarvi perché avete parlato di una situazione immobiliare vista veramente a 360 gradi. Quindi non solo relativamente ai valori commerciali, non solo relativamente agli spazi abitativi, ma anche e soprattutto da tutti questi fattori messi insieme, quindi anche proprio dal bel vivere, dal buon vivere. I nostri clienti ci dicono che a Belluno centro storico, ma in tutti i centri storici, come giustamente prima l'architetto Frison diceva in modo lato, la carenza di servizi o la mancanza di alcuni servizi sono la pecca che i nostri clienti ci sottolineano. Per servizi i nostri clienti ne parlano in maniera molto ampia, cioè quindi parliamo sia della parte dei negozi commerciali, sia dei servizi comunali, sia del parco, sia della panchina dove fermarsi a riposare, sia della piazzola ecologica dove andare a buttare l'immondizia. Quindi una visione molto 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 ampia. Cosa ci siamo accorti che secondo noi manca a Belluno? A Belluno mancano due cose che riguardano principalmente il mercato delle locazioni. Mancano degli immobili da locare in maniera breve, quindi quello che sono gli affitti brevi, quelli che in quasi tutte le città ormai stanno iniziando a prendere piede, anche e soprattutto legate ai servizi che danno quella città. Io penso che Belluno con la LUIS possa avere bisogno di anche delle strutture extra alberghiere dove poter accogliere i corsisti. Penso a Certottica, per dire, dove ci sono dei corsi che magari hanno durate brevi e quindi l'utente può avere bisogno di una ricettività extra alberghiera. Mancano anche, prima ne abbiamo parlato, anche perché il mercato immobiliare di Belluno è un mercato vecchio,
mancano anche degli immobili da adibire alla locazione residenziale che abbiano però degli standard qualitativi un pochino più, più elevati di quelli che noi troviamo in questo momento. Il professore dell'Università di Padova prima parlava che in questo momento ci sono diverse possibilità messe sul tavolo anche per il privato per poter innovare, rinnovare i propri immobili. Noi siamo convinti che questo possa essere sicuramente un traino. Siamo anche convinti che forse si poteva fare qualcosa in più. Per i centri storici le barriere architettoniche rimangono un problema abbastanza importante da dover affrontare. Parlo degli ascensori, dei vanoscala, di alcune strutture che meritano di avere un focus particolare per poter far sì che tutto il mercato immobiliare possa avere una grande attenzione. Prima l'architetto Marisa, scusa non mi ricordo il cognome, diceva che a Belluno abbiamo una discreta quantità di immobili che hanno più di 3-4 piani. È vero, ed è una cosa un po' particolare, però ne abbiamo anche tanti dove il terzo e il quarto piano sono di difficile utilizzo. Difficile utilizzo per tutti, sia per le coppie giovani che poi sperano di avere magari bambini e quindi passeggini da portare in giro, sia per le coppie di una certa età che magari vogliono abbandonare la villa o la casa singola che avevano in prima periferia per spostarsi nel centro storico perché dà dei vantaggi. Ecco, penso che questi incontri possano essere veramente importanti per poter trasferire quello che magari noi agenti immobiliari abbiamo tutti i giorni con il contatto del pubblico, quindi abbiamo le vere magari necessità o richieste che poi gli acquirenti, gli utilizzatori, i locatari, i conduttori degli immobili, tutti i soggetti del mercato immobiliare ci possono avere. Io mi fermo qui perché siccome siamo arrivati un pochino lunghi volevo continuare a sentire anche tutti gli altri. Vi ringrazio ancora e ripasso la parola all'architetto Frisoni. Grazie a Giuliano Dalmagro, e proprio per dare spazio a tutti gli interventi passo la parola a Marilisa Micheletto, che è presidente della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari. E quindi, per rimanere sulla scia di quanto ci ha anticipato Dalmagro e capire quali altri contributi possono essere dati al tema del oggi in discussione. Prego Marilisa. Buonasera a tutti, grazie dell'invito e vorrei immediatamente entrare nel vivo dell'argomento. Piano il PAT, quindi uno strumento di tipo generale per il nostro comune. Noi agenti immobiliari abbiamo una parte del polso della situazione immobiliare in quanto agiamo proprio sulla compravendita di immobili e sulle richieste del cliente. Il cliente, l'utente, ci chiede anche le frazioni, anche la periferia, oltre che il centro storico, dove purtroppo siamo estremamente carenti di servizi. Quindi con la necessità urgente di avere negozi di vicinato in tutte le frazioni che noi andiamo oggi a desiderare di riabitare, perché ancora non lo sono, e di ristrutturare. Necessità urgente di quei collegamenti indispensabili per coppie giovani, perché la coppia giovane in quanto tale avrà dei figli. Se alle 8 di sera i figli devono essere in casa inverno ed estate perché il mezzo pubblico non esiste più, è impossibile occupare questi territori. E sono territori che spiacevolmente rimangono disabitati perché sono bellissimi. Tutte le nostre frazioni, siano esse destra o sinistra piane. Un altro importantissimo intervento che secondo me è da stimolare sono tutti quei negozi. Intanto subito una lamentela, Belluno Centro non ha più un supermercato o quantomeno un negozio alimentare che permetta all'anziano che abita il centro
di potersi fare la spesa senza dover ricorrere a figli e parenti che li accompagnino in auto al supermercato. Questa è una carenza gravissima. Se è gravissima per il centro di Belluno, lo è altrettanto per le frazioni, che non hanno più questo genere di servizio. Quindi questa è una cosa sulla quale puntare e vedere come il Comune, attraverso anche il PAT, possa intervenire per agevolare questo tipo di investimento anche da parte dei privati, che potrebbe essere, che ne so, una diminuzione di tassazione comunale, un contributo in qualche modo perché tengono aperti questi negozi che sono veri e propri servizi alla popolazione. Detto questo, mi piacerebbe dare un suggerimento, ad esempio le aree pubbliche come da ristrutturare, da recuperare, e sono perfettamente d'accordo sul recupero dei centri storici, o meglio del patrimonio esistente, proprio per non spargere costruzioni in tutto il territorio. Abbiamo molte case da recuperare e abbiamo molti edifici pubblici. Noi prima ho sentito nominare i Vigili del Fuoco, a me è venuto in mente i Vigili del Fuoco. Perché non si prevede un connubio tra case popolari, o meglio ATER, comune e privati, che possano ristrutturare formando e dando degli alloggi che siano modulari, secondo il mio punto di vista, e cioè studiati in maniera tale che possano accogliere sia la famiglia di 4-5 persone, o attraverso la costruzione, la chiusura di una porta, la costruzione di una parete, i nuclei più piccoli. Nuclei più piccoli che però non possiamo mettere in bilocale, perché la popolazione sta invecchiando ed ha bisogno della badante. Popolazione che quindi ha bisogno di una seconda camera da letto necessariamente, mentre può accontentarsi di una cucina a soggiorno in stanza unica, quindi un trilocale. Questa è una richiesta molto elevata nel mercato bellunese, proprio perché mononucleo ce ne sono molti, o attuali o a breve prospettiva. Io vedrei in quelle zone, come appunto i Vigili del Fuoco, dei piani terra adibiti a negozi, ma adibiti a tavola calda, dove potrebbero andare anche anziani che, anziché ricorrere alla casa di riposo, hanno dei servizi sotto casa. Tavola calda, stanza per poter mettere, che ne so, un qualsiasi altro servizio, che può essere lavanderia piuttosto che stireria, in maniera tale di fare delle specie di case di riposo che non siano però dei ghetti come attualmente sono. Anche questa è una cosa che il PAT, secondo me, potrebbe e dovrebbe prevedere, con un intervento economico fatto da connubio privati, comune e ATER. Proviamo a vedere, insomma. Detto questo, mi piacerebbe anche che intanto una lode al nostro comune, perché in realtà il verde c'è, è tanto, bisognerebbe curarlo un po' di più, da parte sia dei privati che attraverso incentivi del pubblico, che non è che manchino, secondo il mio punto di vista, manca la conoscenza per poterli richiedere. Quindi anche questa forma di informazione, questa possibilità di informare la cittadinanza a che chieda per poter mantenere il comune in una situazione migliore ancora di quanto non sia. E quello che vorrei avvenisse sono questi collegamenti, che c'è stato un tentativo lodevole, l'anziano che chiama il mezzo che poi arriva a spese del comune, bellissima questa iniziativa. Ma non può essere solo questo, bisogna proprio ampliare, secondo me, il servizio pubblico almeno fino alle 9:30-10 di sera, anche con quei mezzi piccoli che sono gli scuolabus, che possono di giorno servire alle scuole, di sera servire ai ragazzi, ai giovani o agli anziani che vanno al cinema. Io ringrazio tutti e credo che il mio intervento sia stato nei termini. Grazie. Grazie molte a Marilisa, a Micheletto. E nel dare la parola a Michele Vigne del Consiglio Direttivo Nazionale della Confederazione della Proprietà Edilizia, vi chiedo, per chiunque volesse dare il proprio contributo in coda, di prenotarsi direttamente sulla chat che è disponibile in basso, quindi richiedendo la parola. Prego Michele Vigne.
Si sente? Sì, perfetto. Ecco, grazie. Grazie, grazie Assessore Frison, grazie a tutti per questa interessante presentazione. Devo dire che questa presentazione mi è particolarmente attirato la mia attenzione e ho visto come con tanta passione sia stata portata dai relatori, dalla dottoressa Marisa, che neanche io il cognome non ricordo, ma ho visto che ci ha fatto il quadro di una realtà che peraltro un po' tutti noi presenti, ho visto con le persone della nostra realtà bellunese, conosciamo. È anche vero che Belluno non ha avuto degli scoccioni particolari dal punto di vista, diciamo, urbanistico. È una situazione, direi, buona, consolidata, ma sulla quale occorre porre molta attenzione. Utilissimo il censimento sugli alloggi, sugli edifici che possono, sono attualmente, diciamo, dismessi o sottoutilizzati e che indubbiamente possono essere recuperati, ma con uno spirito molto importante anche di apertura, mi raccomando, da parte dell'amministrazione. Dobbiamo uscire un attimo da quelli che sono i classici, diciamo, vincoli anche, no? Parlo in termini edilizi. Come proprietà immobiliare, come Confedilizia, ha una sua storia su questo. Mai abbiamo spinto per l'ampliamento delle aree fabbricabili. Esattamente il contrario. Abbiamo sempre, sempre detto le aree fabbricabili si mantengano quelle che sono e si recuperi e si riorganizzi l'esistente. Perché questo fa vivere il paese, fa vivere la città, fa vivere Belluno che vediamo con questi passi come è, però ci vogliono anche scelte di grande coraggio alle volte. E poi lo dirò, una scelta che a mio avviso il Comune deve fare. Beh, capite? Utilissime le indicazioni date dagli agenti immobiliari che sentono, hanno il termometro sulle persone, sulle richieste, quindi le osservazioni dei due agenti immobiliari che hanno potuto dare il pensiero. Però io ricordo la nostra organizzazione su Belluno è presente ancora dall'immediato degli anni 60, ma poi è stata ricostituita nel 77. Abbiamo avuto, io ricordo ancora i tempi quando nel 78, che il centro storico di Belluno era bloccato, abbiamo come Confedilizia fatto venire dall'Università di Genova il professor Fuselli, che aveva dato delle indicazioni, ma delle indicazioni di coraggio sul come partire. Guardate che era un momento difficile quello. Avevamo l'ecocanone, la legge decennale sulla casa e la legge Bucolossi, il trittico legislativo che ha inchiodato la proprietà immobiliare, in quel momento l'ha anche spaventata. Però abbiamo sempre cercato di vedere con molto entusiasmo e andarci avanti. Una cosa volevo, e qui mi porto al ragionamento dell'entusiasmo. Ci vuole, l'abbiamo già indicato una volta al Comune, abbiamo apprezzato, caro Assessore, anche quegli interventi che avete tentato, diciamo fatto molto timidamente in via Mezzaterra, poi adesso in via Psaro, di dire cerchiamo, proprio perché il problema per portare la vita nel centro storico. Mi fermo un attimo al centro storico. Sul centro storico, per portare la vita, occorre coraggio. Se vediamo fuori le cartelli affittasi o chi chiude, ma non è perché il proprietario è esoso, è perché con le imposte che deve pagare, pensate che il proprietario deve pagare anche per gli affitti che non percepisce. Cioè siamo fuori, quindi rendiamoci conto di questo. Quindi è fondamentale. Allora, una provocazione all'assessore Frison. Fate una perimetrazione, non un pezzetto di via Mezzaterra, non un pezzetto di via Psare. Cerchiate il centro storico di Belluno
e pensate una specie di zona franca su tutto. Ma zona franca in che senso? Che chi va a aprire un'attività commerciale, aprire un'attività artigianale contenuta, chi, quelli sono esentati dalle imposte, ma dico se è esente, sono esenti tutte quelle comunali, quelle di competenza del comune, poi fate forza per avere su quelle pubbliche, ma cominci il comune a dare via libera. Però bisogna non limitarsi a quello che gli uffici dicono, ma sarebbe perché il bilancio non quadro. Chiaro che il bilancio, se spediamo sempre il pareggio di bilancio, qualche volta ci vuole coraggio, bisogna tagliare da qualche altra parte, tagliate su qualche persona e con quei soldi li metterete a un altro. Sono provocatorio, ma ritengo che questa è una scelta di grande coraggio e adesso avete l'opportunità unica in questo momento. Lo potete gestire bene, quindi da parte nostra anche poi. Allora, due passaggi, avete parlato delle aree verdi, e qui mi porto anche aree verdi interne. Su quelle aree verdi interne, aree che ci sono, che poi le vediamo con l'erba alta, viva Dio, cominciamo a dire, se i privati che si riuniscono fra di loro spontaneamente dicono la sistemiamo noi, quelli sono esonerati, gli diamo un contraccambio di una risparmiare sulle imposte. Così deve essere. Quello è un incontro e un connubio fra privati e comune. Certo che devono essere curate bene, non è, ma vedete la passione del bellunese anche nel mantenere il proprio territorio, il proprio ambiente. È un'altra provocazione al comune, i marciapiedi. Ma vi rendete conto, avete provato un attimo, non dico solo a girarvi a piedi che c'è da rischiare a farsi male, i marciapiedi e il centro storico. E quel poveretto che deve andare in carrozzina? Ma ci rendiamo conto? Sono mesi che manca un elemento, l'altro saltato via. Cioè, quella deve essere una manutenzione continua e devono essere anche allargate. E qui è l'occasione veramente di pensare, di metterli in condizioni che siano transitabili. È fondamentale. Allora vivi bene questa città, che è più di uno turista è venuto in associazione e dice bella, molto bella, è un cioccolatino, però dice, sono anziana quel bastone, dice, è impossibile camminare. Capite? Allora dobbiamo tenere presente anche queste considerazioni, sono fondamentali. Teniamo, quindi l'amministrazione su questo deve sforzarsi. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a collaborare. Ho finito. Grazie Vigne per i tuoi stimoli, la tua energia graffiante, possiamo dire. Ci conosciamo, no? Ci conosciamo, gli artigli li conosciamo, sì, da tempo. Esatto. E quindi grazie per gli stimoli utili sempre nel dibattito del complessivo. Ovviamente io testimonio che ho preso appunti da tutti gli interventi che si sono susseguiti. Adesso io darei la parola a chi vuole intervenire. C'era stata una prenotazione da parte dell'assessore Visalli, che però si deve spostare su un'altra piattaforma per un impegno concomitante. Quindi chiedo se magari Francesco Sbetti, Marisa Fantin, e anche a professor Savino, se vogliono cogliere qualche spunto di quelli che sono stati gli innumerevoli contributi, ripeto, molto molto interessanti, ovviamente dalla scala generale, che ovviamente nel dibattito di oggi ci è propria, cioè quella del PAT, fino agli stimoli che ci ha lanciato Vigne, molto più puntuali e dettagliati. Ecco, prego, se c'è allora, c'è Franco Rocco. Prego, allora Michelangelo, ti sei prenotato? Sì. No, non voglio sottrarre tempo se ci sono degli altri interventi, eccetera. No, io semplicemente ho seguito tutti gli interventi e sono estremamente colpito soprattutto dal fatto che
C'è stata un'immediata risposta appunto da parte degli stakeholder, da parte appunto di chi opera direttamente nel mercato e quindi, come dire, che conviene su molte delle cose che appunto noi spesso discutiamo nei nostri convegni, nelle nostre, negli incontri che facciamo fra urbanisti, ma che molto di rado trovano accoglienza, diciamo, da parte della società civile. Come vi dicevo, molto spesso quello che noi notiamo è una reazione abbastanza convenzionale, soprattutto rispetto a tutta una serie di fenomeni che in più di qualche occasione abbiamo cercato di evidenziare. E per esempio quello che diceva la signora Marilisa, appunto sottolineava anche un altro degli aspetti che è estremamente importante quando parlava degli anziani, ma soprattutto una delle cose che è estremamente interessante è vedere come, per esempio, proprio, ed è un'altra delle cose sulle quali stiamo riflettendo molto noi urbanisti, noi studiosi, ricercatori, come molto spesso nella realtà incominciano a emergere una serie di evidenze di cambiamento, di richieste di cambiamento, anche nel modo con il quale concepiamo, per esempio, anche appunto la vita degli anziani. La questione, per esempio, degli alloggi che devono essere adeguati, per esempio, agli anziani che hanno bisogno di una badante, di un badante, di, insomma, di un accompagnamento, eccetera, è molto evidente. Ma per esempio la possibilità di poter immaginare una risposta integrata tra residenza, attività commerciali di prossimità, anche di attività di ristorazione che possa essere sostitutiva in alcuni casi, incomincia per esempio a essere una modalità di progettare la città e di recuperare, per esempio, di rigenerare alcuni spazi della città in maniera completamente diversa e innovativa. Anche perché permette a queste persone di vivere ancora di più la città, piuttosto che in molti casi essere penalizzati a viverla in maniera molto molto parziale. Allora, come dire, ed è una delle cose che stiamo riscontrando negli ultimi tempi, da quello che sta avvenendo nel mercato, nella società, nel mondo reale, incominciamo ad avere una serie di spunti che veramente fanno saltare molti degli approcci tradizionali con i quali noi progettiamo. E il piano regolatore diventa a questo punto l'occasione per appunto mettere a confronto queste nuove pratiche con, come dicevo prima, con quello che ci permette la normativa, ma soprattutto con la nostra capacità di progettisti di rispondere a queste esigenze, di saper coniugare questi input e saperli tradurre in progetto. Quindi secondo me l'occasione, quello che è emerso in questa serata interessantissima è proprio questo, come ci siano tutta una serie di elementi per poter avviare e sperimentare delle forme di progettazione urbanistica estremamente innovative. Bene, e quindi, come dire, tutto il mio augurio perché proprio Belluno possa essere l'occasione per sperimentare e, come vi dicevo, siccome molto, molto spesso oggi, più che a guardare diciamo quanto un piano regolatore si attenga alle disposizioni normative, quello che noi cerchiamo oggi e cerchiamo di esplorare sono proprio la capacità di sperimentare e di innovare che le amministrazioni, i progettisti riescono a fare al di fuori, per esempio, anche di quelli che sono i filoni tradizionali con i quali i teorici, i ricercatori, gli analisti propongono delle soluzioni. Quindi grazie per questa occasione, per questa opportunità e, come vi dicevo, l'auspicio che veramente possa essere l'occasione per sperimentare delle pratiche nuove e innovative che dovranno essere per certi versi emulate, non copiate, emulate e probabilmente riadattate in altri contesti. A voi la parola, Marisa, Francesco. Grazie, grazie professor Savino. C'è la prenotazione del consigliere Franco Roccon, a cui cedo la parola. Prego, Franco. Cerco di essere breve, intanto grazie di tutti gli interventi, anche del dottor Savino, davvero interessanti. Sollecitano ovviamente anche noi amministratori a delle riflessioni importanti su dove andrà la nostra città da qui a 20 anni, no? E contraddico un attimo il professor Savino perché diceva che è una città giovane, in realtà è una città che va verso una popolazione anziana, una popolazione che ha, come ha detto la Marilisa Micheletto prima, verso delle esigenze ben chiare, no? Allora, più che rincorrere il mercato, l'amministrazione comunale deve rincorrere altre cose, deve essere propositiva, deve presentare attraverso il proprio patto una città del futuro e con un'occasione unica, dico, perché il dimensionamento di Belluno, di una città capoluogo, di provincia, che è anche fruitore di servizi per soggetti terzi che arrivano dalle
e dai comuni limitrofi la dice lunga su quella che potrebbe essere l'indicazione di una città futura, di questa città futura che vuole mantenere, ovviamente, anche visto l'interessamento di questi incontri, mantenere un suo equilibrio, mantenere una città che sia a dimensione umana, una città che cambi quell'indicazione anche commerciale. Rammento, ha seguito benissimo gli interventi di Giuliano Dalmagro e del signor del geometra Vigne, del presidente Vigne, che guardano ovviamente a quello che è il mondo immobiliare, no? Ci sono 155 negozi sfitti nel centro storico, contati. E questi negozi sfitti sono una mancanza di socialità, sono una mancanza forte, Covid o non Covid, ma forte, per far sì che gli anziani rimangano in casa, che chiedano altri servizi, si muovono meno. La Marilisa diceva: perché non i mezzi fino alle 10 di sera? Ma poi si scontra con l'effettivo controllo da parte dei vigili urbani su determinate condizioni e situazioni di viabilità nel centro storico. Quindi sono tutti elementi che è vero che un patto non può intervenire, ma è altrettanto vero che deve condividere questa che è una proiezione verso il futuro. Non possiamo pensare a una città che possa essere una città, per quanto bella, possa essere una città che va verso il mondo universitario. Non lo sarà mai, se non in minima parte, no? Difficilmente possiamo pensare che la città possa cambiare se non cambiamo anche un piano, un regolamento edilizio, come diceva il professor Sabino prima, che è un elemento importante che va a affiancare il PAT. Troppe norme, troppe, non permettono una condivisione di una trasformazione, per quanto ci siano gli interventi al 110%, per quanto possano essere supportati, diciamo, da una redditività piuttosto che da un aiuto bancario, no? Allora, la chiudo, ma l'assessore Frison sa bene di cosa riferisco. Quella del consigliere Vettoretto è semplicemente la... Sì, poi chiudo. Noi abbiamo nella nostra situazione di comune capoluogo un piano regolatore, il primo piano regolatore è ancora forse del 39-40, lì attorno, 42. E questo elemento fa sì che pur in questa necessità di aver avuto un piano regolatore, ci si scontri con i comuni limitrofi, no? Che non hanno avuto un piano regolatore e che tutti gli edifici ante 67, che adesso vengono sanati perché si fa la dichiarazione ante 67, sto parlando di edifici rurali, questi edifici nel nostro comune non possono avere una trasformazione, perché sono in un limbo in cui sono all'interno di un piano regolatore accatastati e ci sono volumetrie importanti anche da poter recuperare, soprattutto nelle frazioni, anzi, nelle frazioni vere e proprie, e questi sono nel limbo in cui per assurdità, nell'aver avuto un piano regolatore nel 1900, sono edifici sanabili ante 67. Allora, e questo è il momento ideale, diciamo, per poter recuperare volumetrie, no? Voler recuperare volumetrie e sostanzialmente non occupare suolo, che è una cosa che è stata detta anche oggi per un paio di volte. Quindi direi che ai progettisti di dare un'indicazione che venga contenuta all'interno del piano, nel nuovo PAT, un'indicazione per sanare queste posizioni, perché viceversa il comune è inadempiente e dovrebbe dare delle ordinanze di demolizione per questi edifici che sono sia catastati ma che non sono formalmente agibili piuttosto che utilizzabili. Allora la chiudo qui, io vi ringrazio davvero per l'intervento, è stato molto molto interessante, aspetto i prossimi, grazie. Grazie al consigliere Franco Roccon. Cedo la parola all'architetto Irma Visalli, e assessore al Comune di Felte. Prego Irma. Mi sentite? Adesso ti sentiamo, non ti vediamo, ma ti sentiamo, prego. Scusatemi, ma sono in consiglio comunale, la magia delle piattaforme. Mi sono assentato un attimo perché volevo dire intanto che è stato molto interessante
Mi riferisco solo a una cosa, così per brevità, perché di cose se ne sono state dette moltissime. Mi è molto piaciuto l'intervento, non solo naturalmente di Marisa Fantin, ma della presentazione, perché mi pare che si stia andando nella giusta direzione nel considerare l'abitare una cosa complessa e non soltanto il risiedere. La differenza tra risiedere e abitare è molto forte e ha attinenza con tante cose che sono formali, che sono fisiche, ma sono anche immateriali. Pensiamo ai nostri modi d'uso della città, pensiamo a come ci si muove. E mi ha molto colpito e sono molto d'accordo con l'intervento del professor Savino, perché la logica dello standard quantitativo è assolutamente inappropriata per città della qualità del vivere, dove la qualità del vivere ha sempre significato qualcosa che andasse molto al di là delle quantità. Mi permetto di suggerire di leggere, se avete tempo, insomma, e se i nostri consulenti hanno tempo di farlo, di leggere La città di Belluno con quella modalità di lettura che ha dato un tempo Kevin Lynch con le dimensioni prestazionali. Cioè la città in effetti risponde alle esigenze dei cittadini non tanto in quantità, ma in forme di qualità di risposta alle loro esigenze. Questo si declina in requisiti di prestazione piuttosto che di altro, e queste sono delle prestazioni che non hanno nulla a che vedere con una quantità di parcheggio o di verde pubblico dato ad ogni cittadino. Peraltro Belluno, ad esempio, nella proporzione tra verde e abitante è assolutamente abbondante, diciamo, rispetto alle quantità. Il tema è proprio la qualità dei rapporti e come i servizi e le relazioni possono essere, diciamo, coincidenti. Ad esempio, pensate solo all'accessibilità: una cosa è definire la mobilità e l'accessibilità soltanto guardando la viabilità, altra cosa è dirsi che un abitante si sente, e guardate, nel periodo del Covid lo abbiamo ben sperimentato e lo stiamo ben sperimentando, che un abitante si sente sicuro se ha la possibilità di accedere a più cose in più forme, e che in funzione di ciò che accade in una città, pensiamo appunto a quello che ci sta accadendo, queste possono adeguarsi alle esigenze del momento. Avere un alimentari a 10 minuti a piedi o averlo in centro, sappiamo tutti che cosa significa avere una chiusura, ad esempio, di un centro commerciale come quello che c'è in Piazza dei Martiri, avere la possibilità di accedere alle farmacie, avere la possibilità di accedere ai servizi. Sicuramente è un'analisi di tipo prestazionale che non è propriamente un'analisi canonica della nostra urbanistica, e concordo benissimo e secondo me è giustissima la strada presa del vedere da un lato la compagine legislativa, amministrativa della struttura del piano, e dall'altro vedere queste relazioni di mixité, come si sono dette, che invece hanno poco a vedere con le quantità e le leggi. Hanno a che vedere con la vita dei cittadini. Bisogna starci in una città e capire un po' quelle che sono le dinamiche. Poi tutti gli altri interventi sono stati assolutamente perfetti. Ricordo che facendo questa analisi di Belluno in funzione delle prestazioni, io l'ho fatta un po' di tempo fa per la tesi di laurea, una cosa molto interessante, ad esempio, era la modalità con cui i cittadini di Belluno esercitano il loro controllo e diritto di appropriazione sullo spazio. Il controllo e l'appropriazione di uno spazio non ha a che vedere con cosa è mio dal punto di vista legale, ma dalle mie possibilità di utilizzare lo spazio collettivo, di poterlo modificare in funzione delle mie cose, delle mie esigenze, anche magari di associazione e quant'altro. Belluno è una città che offre queste possibilità, che secondo me in un PAT vanno ben analizzate, quindi convengo, insomma, con questo aspetto. Agli altri non mi soffermo perché, come vi dicevo,
sono impegnata in consiglio comunale a Feltre, quindi mi tocca lasciarvi. Complimenti e speriamo che ci siano altre occasioni di confronto, ritengo veramente molto utili. Grazie all'architetto Irma Visalli. Prego l'architetto Fabiola De Battista, presidente dell'Ordine degli Architetti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo anch'io fare un piccolo intervento che in realtà mi è stato quasi anticipato dagli ultimi due interventi. Ringrazio l'amministrazione, ringrazio la Marisa Fantin per la sua introduzione fatta veramente in maniera eccellente e anch'io credo che questo sia il modo giusto per affrontare un nuovo PAT. Volevo riprendere solo alcune osservazioni finali. Una di Michelangelo Savino quando diceva, più che parlare di urbanistica, in questo momento parlo anche di edilizia, che dovrebbe essere un tutt'uno con l'urbanistica, diceva che i regolamenti edilizi dovrebbero essere uno strumento di stimolo, no? Partendo sia dalla volontà di creare un'edilizia non come prodotto del mercato immobiliare, ma come anche voler costruire un modello di vita per la città e far rivitalizzare la città. Noi abbiamo proprio questo freno dato dai regolamenti edilizi, sia per quanto riguarda il vivere all'interno del centro storico, sia per quanto riguarda vivere nei borghi esterni. Si fa molta fatica a fare degli interventi che siano anche contemporanei, che contemporanei non significa trasformare le caratteristiche del luogo, ma creare delle forme che siano attuali anche per il discorso post-Covid, comunque spazi che siano comodi e comunque che corrispondano a quelle che sono le esigenze di un vivere contemporaneo. Invece c'è sempre la tendenza nel riportare ad un vivere l'abitazione in un modo tipico o tradizionale, che non si sa bene cosa si intenda a volte per tipicità o per tradizione. Pertanto io inviterei anche a fare un ragionamento di questo tipo, cioè l'alloggio è un luogo di vita, è un luogo di vita che si deve adattare al vivere contemporaneo di ogni generazione. Il passato ha avuto delle caratteristiche di vita, noi oggi ne abbiamo altre, non dico che siano migliori, ma sono diverse, e l'alloggio deve corrispondere a quelle che sono le esigenze dell'oggi. Mi sono piaciuti molto anche gli interventi della Marilisa Micheletto. Lei ha il polso della situazione avendo un'agenzia immobiliare, però ha anche una grande concretezza. Quindi questi luoghi, sia che siano all'interno della città che fuori dalla città, devono effettivamente avere sempre dei servizi vicini, dei servizi che noi sappiamo grandi supermercati hanno portato via a tutti i nostri paesi. Quindi cambiare una tendenza in questo senso penso sia piuttosto difficile in questo momento, perché dal punto di vista economico un piccolo negozio economicamente fa fatica a reggersi. Però provare effettivamente a creare dei modelli o delle... Non credo che il Comune possa dare degli aiuti in questo senso, però potrebbe farsi tramite tra questi grandi supermercati o questi grandi negozi e anche la possibilità di inserire dei piccoli negozi di vicinato, affinché appunto gli anziani o chi vive nelle frazioni possa avere questo tipo di servizi. Per quanto riguarda la cura del verde, è vero, il verde andrebbe più curato e credo anch'io che la cittadinanza in parte potrebbe farsene carico, perché non si può sempre pensare che sia il Comune a farlo, però magari stimolare con un servizio tra pubblico e privato, incentivandolo in qualche maniera la cura del verde, non sarebbe male. Non si intende a volte fare grandi cose, però è un qualcosa che qualificherebbe molto il nostro territorio. Un neo che mi sta invece a cuore dire è la piazza di Belluno. La piazza di Belluno, che era stata oggetto anni fa di un bellissimo concorso, oggi è molto frammentata tra quello che è
un verde che non è curato nella maniera adeguata, alberi troppo grandi, un bosco praticamente incolto e anche i dehors fuori dai bar sono necessari per dare vita alla piazza e necessari forse anche per i bar, però quando si va in città e si guardano i palazzi della piazza, tutti questi spazi con forme differenti tra di loro, a volte anche piuttosto invasivi, rovinano veramente quello che è lo skyline della piazza e direi che andrebbe rivisto tutto questo discorso di che cos'è la piazza di Belluno, perché anche quello è un luogo di incontro, è un luogo di vita e dovrebbe ritornare ad essere un luogo di vita anche all'aperto, non solo, e anche per chi la guarda, non solo per chi ha un interesse commerciale, insomma. Questo è quello che volevo sottolineare, il resto è stato già detto e ringrazio per questo tipo di incontri anch'io, perché sono sempre molto edificanti e sono istruttivi per tutti quanti e aiutano al confronto e credo alla crescita. Grazie. Grazie Presidente De Battista. Cedo la parola adesso al consigliere Stefano Talamini. Grazie Assessore, e mi scuso innanzitutto per il ritardo che non mi ha permesso di ascoltare tutto l'intervento dell'architetto Fantin, ho potuto solo ascoltare l'ultima parte, molto interessante comunque. Parto però collegandomi all'intervento del professor Savino, che ho trovato pienissimo di stimoli, e ne parto da uno stimolo in particolare, cioè da come le famiglie si stanno modificando nel divenire del tempo. Ecco, le famiglie tendono a divenire sempre più incentrate su questi nuclei a uno o due persone, soprattutto l'abbiamo visto anche nel nostro primo incontro, anche a Belluno c'è questa tendenza in cui vengono a rafforzarsi i nuclei monoparentali o diciamo biparentali. Ecco, io invito a pensare a quella che possa essere la tipologia di residenza per questi nuclei familiari piccoli. Sono nuclei familiari che tendono a cercare di più i centri storici, per un bisogno di socialità che non è richiesto dalla famiglia classica, evidentemente, che tende un po' a crearsi un suo micromondo, possiamo dire, in un certo senso, mentre penso soprattutto alla parte più giovane della popolazione, che conosco meglio per motivi anagrafici, il bisogno di socialità si manifesta proprio nella scelta di andare verso quelli che sono i centri. La nostra rigenerazione urbana, gli interventi della rigenerazione urbana portati avanti da soggetti altri, che sono altri rispetto al comune di Belluno, stanno investendo in centro, nella residenza in centro, penso alla ristrutturazione portata avanti a Palazzo Bembo, penso anche agli interventi di Confindustria sul Palazzo Alpago, Reviviscar, insomma l'intervento chiamato Reviviscar, o Palazzo Olivotto del Later. Sono tutti interventi portati avanti da soggetti altri rispetto al comune, che vanno in questa direzione, cioè nel creare residenzialità in centro per quelle forme di residenzialità al di fuori della famiglia Mulino Bianco, potremmo dire, quindi persone che hanno bisogno di residenza per tempi più brevi, persone che vivono dei periodi, possiamo dire, precari, di pochi mesi, di pochi anni, e che cercano quindi un centro dove possono trovare una socialità già più presente. Se questi interventi è più difficile che vengano portati avanti dal comune, evidentemente, quello che secondo me il PAT può immaginare e che dobbiamo sforzarci, che invito i progettisti a sforzarsi di immaginare, sono dei nuovi spazi di socialità. Riprendo un altro punto interessante del professor Savino, che è il rapporto tra smart working e abitare. Un rapporto che abbiamo potuto vedere tutti molto conflittuale e che il pubblico deve cercare di risolvere in qualche modo. Ho sentito parlare di co-housing stasera, sarebbe stato bello avere anche dei cenni al co-working. Penso che sia molto importante che il PAT, o piuttosto il piano degli interventi, possano immaginare degli spazi di socialità, di comunità, anche dal punto di vista lavorativo. Andiamo verso, io sto guardando molto avanti, mi rendo conto, lo smart working
però è una prassi che prenderà sempre più piede e ce ne rendiamo conto tutti. E allo stesso modo anche lo smart studio, potrei chiamarlo in questo modo, sta venendo avanti con tutta la sua forza. Allora è importante che il soggetto pubblico si faccia carico di creare nuovi spazi di comunità in un momento in cui vengono, potremmo dire, dematerializzandosi le istituzioni classiche. Penso in questo momento in particolare all'università e a quello che è la fornitura delle lezioni o di tutti quelli che sono i servizi universitari in maniera digitale. Ma allo stesso modo lo smart working tende a dematerializzare anche gli uffici o comunque i luoghi classici del lavoro. È quindi importante che immaginiamo nuovi posti di socialità anche in questi settori, nello studio, nel lavoro, che non siano quelli classici, perché sono dei servizi che verranno richiesti e sono dei servizi che dobbiamo dare se vogliamo riqualificare anche da un punto di vista abitativo i nostri centri storici. Non so se mi si vede, grazie molte Stefano per il tuo contributo. Passo la parola a Francesco Sbetti. Prego Francesco. Devo aprire il microfono? Sì, grazie. Io provo, abbiamo preso tantissimi appunti anche noi, come li ha presi l'assessore. Ovviamente cercheremo di farne tesoro dell'insieme delle cose che sono state dette. A me, tra tutto, però, vorrei provare a fermarmi su tre cose, perché sono tre dati che ho raccolto in tutto quello che abbiamo detto, avete detto, è stato detto in questo incontro. Il primo, e qui è stata utile forse la provocazione che ci ha fatto Michelangelo Savino, è questa delle famiglie. Ma per questo anch'io vorrei provare a condividere solo un secondo lo schermo, vediamo, mi dite se lo vedete, perché poi faccio perdere solo un minuto. E questa è la distribuzione delle famiglie. Se guardiamo l'ultima colonna, noi abbiamo le fatte 100, le 17.000 famiglie che vivono a Belluno, abbiamo che le coppie con figli o senza figli sono una quota pari quasi al 30%, abbiamo una quota che si avvicina al 12-13% di famiglie monogenitoriale, che vuol dire una madre con dei figli o un padre con dei figli. E poi ci sono le grandi quote di persone che lavorano, che vivono sole. 25% sono donne che vivono sole e il 17% sono maschi che vivono sole. E poi ci sono ben oltre 2.000 famiglie che sono altri tipi, nuovi, come quelle che avete qualcuno di voi ha raccontato. Il secondo dato che mi è sembrato utile e importante oggi è stato quello che è stato citato dell'età degli alloggi. Oltre il 50% delle abitazioni che ci sono a Belluno sono state realizzate tra gli anni 60 e il 2000. Quindi probabilmente sono vecchie, sono invecchiate con le famiglie dentro e sono abitazioni, come qualcuno di voi ha detto, poco flessibili. Poco flessibili rispetto a quelle famiglie che abbiamo visto poco fa o a quelle che sono state descritte anche da chi è intervenuto, sia della proprietà immobiliare che delle agenzie. Il terzo dato è quello dei valori immobiliari. Anche questo mi ha colpito molto. Valori immobiliari molto bassi. Valore medio intorno ai 1.000 euro. Mi pare più questo il dato rilevante che non il numero delle transazioni, anche perché transazioni, valutarle nel corso di un anno è troppo poco per capire un trend, un significato. Però il valore è basso. Allora, se mettiamo assieme queste tre cose, ovviamente abbiamo bisogno di evidente di un ventaglio di politiche, di un ventaglio di azioni che il PAT dovrà cercare di attivare nella misura in cui può ed è capace di attivarlo.
penso alcune cose, ce la ricordate Marisa nella sua introduzione, no? Quando diceva la città dell'abitare, la città dei servizi, una città connessa, attrattiva, verde, intorno a queste cose qui che intendiamo a lavorare. Intendiamo a lavorare così come ci ha proposto anche Michelangelo Savino, quando dice le leggi, io non voglio andare contro le leggi vanno rispettate, così ci diceva, ma ovviamente le leggi poi possono essere anche dei vincoli. Io vedo che, per esempio, una direzione in cui si sta costruendo tutta la normativa della Regione Veneto è una sorta di monocultura che dice che tutte le volte che dobbiamo dare un premio, l'unico premio che ci sa dare è quello di dare più volume, no? Premi volumetrici, incentivi volumetrici a chi deve costruire. Io penso che tutto quello che è stato detto oggi è che l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno sono nuovi volumi. E il PAT non può occuparsi di prendere i volumi, deve trovare il modo di rispondere e quindi valorizzare, incentivare, creare città pubblica, città sociale, città che si incontra, inventando, costruendo, e questo è il nostro sforzo, qualcosa di diverso che non sia banalmente dare e costruire nuovi volumi. In questo, e l'ultima cosa e chiudo, mi è sembrato anche molto utile sia l'intervento dell'ATER che anche dell'Agenzia delle Entrate e degli operatori immobiliari, quali dicevano, cioè, che forse anche a questi attori vanno aiutati a trovare un nuovo ruolo. Troppo spesso sono stati negli anni passati, sono nati e cresciuti per costruire un pezzo di città nuova, pensiamo all'ATER, nasce e sa costruire case nuove soprattutto, invece questi attori devono riuscire a essere capaci di fare anche altre cose. Le stesse cooperative edilizie o le cooperative di abitazione che sono sparite un po' dall'orizzonte, no? Se ritornano e si associano in questa logica di essere un misto tra operatore pubblico e operatore privato, possono contribuire ad aiutarci a trovare soluzioni per intervenire su il tanto patrimonio pubblico che c'è, che spesso non è utilizzato perché non possiamo fare 1000 musei e non possiamo fare 1000 teatri, perché non è questa l'unica cosa che può e deve fare il pubblico. Abbiamo una parte di patrimonio anche nelle frazioni che rischia, proprio per l'età che abbiamo visto, di essere degradato e abbandonato, per cui c'è un'operazione importante di trovare incentivi, forme operative diverse che non siano semplicemente nuovi volumi da costruire e riuscire a coagulare anche attori nuovi, attori tradizionali con nuovi ruoli in questo percorso che il piano sta cercando di fare. Grazie. Grazie Francesco. Non ci sono altri interventi prenotati, per cui io riterrei chiusa la sessione, l'incontro seminariale di oggi, e ringrazio tutti. Mi pare che si possa riassumere in due battute tutti gli stimoli che sono emersi. Uno, abbiamo bisogno di risposte integrate da tutti noi soggetti, non solo il comune, ma i soggetti istituzionali e i soggetti privati, che possono essere declinate, qui stiamo parlando di PAT, ma sicuramente ne è stato già accennato nel nuovo regolamento edilizio. Voglio ricordare che per recepire l'accordo Stato-Regioni è necessario mettere mano al nuovo regolamento edilizio. Sicuramente quella è un'occasione per recepire molti stimoli che sono emersi oggi, ma anche si è parlato, ad esempio, di Deor, stiamo definendo proprio l'incarico per definire queste linee guida, ma anche ai successivi piani degli interventi. E sicuramente oggi sono emersi molti stimoli per quanto riguarda i contenuti generali e ovviamente li passiamo e li giriamo ai progettisti del piano perché le norme tecniche siano effettivamente di sperimentazione e di innovazione. Di spingersi il più possibile proprio nei campi che qui sono stati accennati, senza aver timore di, come posso dire, esorbitare. Dobbiamo
e il momento ci è confacente, ahimè, ma dobbiamo spingere il più possibile. Il secondo è che penso che già, come accennavo prima, c'è un bando che parla proprio di residenzialità all'interno delle città. È un bando che è stato accennato, ma deve andare, che è stato, come posso dire, scritto dal Ministero delle Infrastrutture e che deve andare in pubblicazione proprio in Gazzetta Ufficiale. Io penso che proprio quello possa rappresentare una occasione concreta affinché tutti i soggetti che questa sera sono intervenuti possano impegnarsi puntualmente su un progetto che possa dare più spazio e più respiro all'innovazione anche nell'ambito della residenzialità. Con l'augurio di vederci di persona per la presentazione della bozza del piano, cari progettisti, e di persona, e quindi stringendosi le mani senza troppi abbracci, e quindi all'inizio dell'anno, io vi saluto tutti e vi ringrazio. Sicuramente l'orario prolungato quasi di un'ora oltre la sua conclusione sta a testimoniare che l'interesse è veramente molto, molto ampio. Grazie a tutti veramente. Ciao a tutti, buona serata. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie Franco, ciao Francesco, ciao Marisa. Saluti a tutti.